Benvenuti a una puntata speciale di Fumble. Voi pensate che noi siamo al Modena Play, ma in realtà ci state vedendo in differita, perché questa è una puntata registrata di Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia, in italiano e anche nelle Isole Spezzate. Quelli qua con noi oggi sono Morgan Gabe, Chiara e Giuseppe, e poi lascio parlare loro per presentarsi. Ma intanto vi ricordo che se siete al Play in questi giorni potete venire allo stand Manicomics, dove ci trovate insieme al resto di Alleanza Games, venire a provare i giochi che abbiamo in playtest, venire a provare i giochi che sono in vendita, che sono Clotos e Gattai, venire a comprare le avventure, se ancora ce ne sono, chi lo sa, potrebbero già essere esaurite il primo giorno, venite a scoprire che cosa c'è allo stand di Manicomics. Ovviamente tutto quello che concerne Fumble lo trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it, che è il network di cui facciamo parte. Ci trovate su iTunes, su Spotify, soprattutto su Spreaker, che è la piattaforma da cui registriamo, su Facebook, su YouTube, sul sito di vostra madre probabilmente, anche perché siamo arrivati ovunque. Va bene. Nel sito di ricette di vostra madre ci sarà una puntata di Fumble. Mamma Vincenza, tipo un po'. Siamo venuti a registrare una puntata speciale di Tales of the Broken Islands, perché siamo degli amanti del JRPG e Chiara e Giuseppe hanno scritto questo hack di Lady Blackbird a tema Final Fantasy, quindi grazie. Grazie perché mi mancavano i JRPG, non ne gioco abbastanza in settimana. Vuoi dire qualcosa sul gioco? Beh, intanto io sono Gab. E io sono Morgan, ciao. Come siamo già stati presentati. Anche noi in questo momento nel Time Warp siamo... A Modena, sì. Si spera. Siamo tutti al Play in qualche modo. Qui siamo a casa nostra, però in realtà siamo contemporaneamente nel momento in cui ci vedete a Modena Play. Non abbiamo uno stand, ci troverete che giriamo, facciamo le conferenze, facciamo i VIP, non lo so cosa stiamo facendo in questo momento. Girovaghiamo. Magari nello stesso momento in cui ci state guardando adesso, noi ci stiamo incontrando tutti al Play. È probabile. È bello. Allora partiamo con gli universi paralleli. Questo non è un Final Fantasy che riguarda gli universi paralleli, ma Tale of the Broken Island è un Final Fantasy ispirato ai primi Final Fantasy. Diamo la parola all'esperta, perché c'è sta parola mi ammazza, tipo, perché sto parlando... Abbiamo scelto di ispirarci ai Final Fantasy più classici, in particolare a quelli che sono i nostri capitoli preferiti, quindi Final Fantasy V e Final Fantasy VI. Allora... In Tales of the Broken Island c'è, che è ispirato appunto, è un hack di questo gioco, Lady Blackbeard di John Harper, non c'è una storia scritta, si basa tutto sulla storia emergente che andremo a costruire tutti insieme giocando. Il master, tramite delle domande, ci farà creare quella che poi sarà la storia su cui decideremo di concentrarci. Il gioco presenta principalmente solo un attacco, che è sempre quello, sempre lo stesso per tutte le giocate. È un gioco da one shot o da b-shot, almeno. Andiamo a scegliere i personaggi, direi. Perfetto, sì, si comincia scegliendo i personaggi, ogni personaggio ha una sua scheda. Il gioco comunque è gratis da scaricare su Storia di Ruolo. Potete trovare il gioco gratuito da scaricare sul sito sul blog Storia di Ruolo. Lo metterà nell'info box sicuramente. I ragazzi di Storia di Ruolo hanno fatto questa bellissima grafica, tra parentesi. Ogni personaggio è presentato, ha delle caratteristiche, ma è presentato da un piccolo incipit, una sorta di nutshell di poche righe. Scegliete quelli che vi piacciono di più. Il primo è Edric Lorimel, il misterioso campione del passato, sorto per restaurare l'equilibrio. Ve li giro. Ognuno di questi personaggi, come potete anche vedere dalle definizioni e che sono sulle schede, è ispirato a dei personaggi tipici di Final Fantasy. Se nei commenti indovinate tutti, vincete il 5 da noi a Modena. O forse vi offriamo una birra se abbiamo del denaro. Il secondo è Larin Rhys Arknell, il re senza corona, spodestato da Morkar, è il pilota dell'aeronave Beowulf, su cui guiderete e su cui andrete in giro. Forse è l'unico personaggio che ci deve essere per forza in ogni partita. Dato che sono usciti fuori alcuni nomi, vi dico qual è il nostro incipit. Noi siamo sulle Isole Spezzate. Praticamente molti anni fa le Isole Spezzate erano un continente. In seguito a un disastro e a una guerra degli dei del caos contro gli dei dell'equilibrio, queste terre si sono appunto separate e adesso ci sono quattro isole diverse. Tutto bene fino a quando il Duca Morkar non è
misteriosamente impazzito al seguito della sua consigliera, la strega Eona, e ha deciso di impossessarsi di uno dei quattro cristalli dell'equilibrio. Ne ha trovato uno, che cosa vi ricorda? Ne ha trovato uno e lo utilizza per i suoi comodi, vuole conquistare le isole spezzate, praticamente. Continuiamo con le presentazioni. Eirsabel, il primo personaggio donna che abbiamo, giovane maga nera, predestinata dalle tenebre a un fosco destino. Oh, c'è un mago. C'è più di uno. C'è sì, più sì. Di uno, in realtà. Perfetto. Poi c'è Elfist, 94B, è simpatica. Lei è nata a Paratus e, a differenza degli altri, si è chiesta chi sono io. Chi sono gli Apparatus? Il Duca Morcar, come nella mia tradizione di Final Fantasy, non combatte utilizzando un esercito di umani, ma combatte utilizzando un esercito di proxy creati da lui. Con l'alchimia, con la magia, decideremo poi come. Elfist è uno di questi soldati meccanici che però si è fatto una domanda, ha capito di essere qualcuno e si è schierato alla parte dei buoni. Della resistenza. È anche il mio personaggio preferito. Avrei giocato questa se avessi giocato io. Me lo devi fare pesare? Sì, te lo faccio pesare che è un altro gol. Poi c'è Alwyn Harper, fratello gemello del Duca Morcar. Suo nemico giurato dopo essere stato bandito dalle sue terre. Questo è un po' più oscuro, un po' cattivello. Sì, ecco. Un po' un assassino. Sì, gli occhi rossi dicono qualcosa. Sì? Ti fanno sospettare. E alla fine c'è l'ultima. L'ultima l'abbiamo aggiunta successivamente. È Kari Voss, il sesto personaggio. Potente evocatrice. I cristalli la guidano verso un destino di luce e sacrificio. Che suona molto bene. Grazie, mi grazie. Mi piace. Lei l'abbiamo aggiunta dopo, perché dopo un po' di playtest... Ci siamo accorti che effettivamente in un Final Fantasy mancava l'evocatrice. Che è una figura sì. Esatto. Sì, sì. Scegliete quindi, sempre in base al sentimento, noi consigliamo che ci sia... Larin, perché Larin, il re senza corona, è il pilota della nostra aeronave, quindi... Tra tutti è l'unico personaggio, secondo me, che è consigliabile ci sia. No, capisco benissimo. Ieri, mentre giocavo, ho sparato al pilota e... è stato traumatico. Io, però, nonostante voi mi diciate che il pilota è necessario, penso che prenderò il fratello gemello del Duca. Vai. Anche lui è molto interessante. Ovviamente, in base ai libretti che prendete, scriveremo una storia diversa nel corso della partita. A differenza di Lady Blackbeard, in cui ci sono alcuni personaggi che sono fondamentali, tipo Lady Blackbeard, ma anche il capitano della nave lo devi prendere per forza. Qui, secondo noi, l'unico che è davvero necessario è il pilota, lasciarlo come PNG brutto. Lari ha due pistole, non ne parliamo. Quindi sono rimasti Elfi, Stedric, Kari ed Eir. Oddio, sono quattro personaggi molto belli. Li avete scritti voi. Ho anche i miei preferiti, questi, oddio. E va bene, prendo Air. Qui c'è un riepilogo delle regole, uno per ognuno di voi, così potete segnarvelo e tenervelo dietro. Sì. In realtà le regole non sono niente di troppo complicato, ma comunque. E qua c'è la tua aeronave. Beowulf. Esattamente. Chi hai preso? Eirsabel? Io ho Eirsabel, poi lui è Larin e lui è Alwyn. Bello. Aspetta, ci sono le regole, io due fogli insieme non riesco a leggerli, sono bravo ma non così. Grazie, bravo. Però io ne ho già uno di riassunto delle regole. Senti, Allora ti do la mia scheda, leggila. Mettilo sotto. Grazie. Ok. E si usano dadi da 6. Allora, sì, come funziona molto in breve? Usiamo solo i dadi da 6. Quando voi avrete un conflitto da superare, cosa dovete fare? Avete sempre un dado di base, perché si tira sempre un dado di base, più se avete un'abilità che potete trovare qui a sinistra, che volete utilizzare, aggiungete un altro dado. Per esempio, se io sto lanciando un incantesimo, penso, vabbè, c'entra strega come abilità, aggiungo un altro dado. Se in strega la mia abilità ho dei tag, che sono quelli sotto in corsivo, che posso utilizzare, aggiungo via via altri di 6. Quindi per esempio aggiungo elementalista perché sto lanciando una palla di fuoco, terrorizzare perché sto anche cercando di terrorizzare i nemici e così via. In più abbiamo, ciascuno di noi, 7 dadi bonus di pool. Scrivetelo da qualche parte perché è importante. E praticamente per ogni conflitto possiamo usare anche uno o più di questi dadi, possiamo anche utilizzarli tutti e 7 in un solo conflitto, poi chiaramente andrà a nostro discapito questa cosa, dobbiamo dosarli
L'unico modo per rimpinguare questa scorta di dadi è utilizzare i flashback. Vabbè, li vedremo in gioco. E poi li vedremo in gioco. Perfetto. Bene, ragazzi. Allora, cominciamo direttamente con l'incipit, l'attacco di cui parlava lei. Con un gran colpo da maestri, i nostri eroi si sono intrufolati nell'isola di Lissa. Che, se non sbaglio, è l'isola da cui proviene il nostro re. È casa di Larien, sì. Ah. È l'isola da cui si è stato spodestato. Questo è diventato il centro di creazione degli apparatus, i costrutti diabolici che sono la spina dorsale dell'armata di Morcar e che lui utilizza la sua sete di conquista. Ed è in questi laboratori e in queste nere fabbriche che vengono costruite queste forze mecha-alchemiche. Gli eroi sono qui per scoprire quanto più possibile sugli apparatus ed eventualmente per sabotare il complesso. Quindi comincia il gioco in media stress con voi che vi trovate all'interno del complesso. E quindi vi chiedo, facendovi alcune domande, intanto chi è che vi ha guidato all'interno dell'isola? Chi di voi ha guidato la spedizione fino ad arrivare a questo complesso? Ma direi io, perché è la mia terra natale, sì. Quindi so con l'aeronave come passare attraverso il canyon del fiume. Perfetto. Per non farmi individuare dalle sentinelle nemiche. Perfetto. Conoscevo una gola dietro una cascata dove ancorare la nave e lì risalire per avvicinarci alla fabbrica. Perfetto. E invece lo chiedo a te, Claudio, come appare la fabbrica? La fabbrica è un mega complesso su più piani. Mm-hmm. C'è una grande cortina di fumo che esce dalla fabbrica e che copre praticamente i territori appena intorno alla fabbrica, che infatti sono freddi e poco abitati. Sì. E la fabbrica di per sé è fatta quasi interamente di mattoni rossi e tubi di metallo che entrano ed escono dalla fabbrica. Bello, immagino che sia stata tipo dal nulla, probabilmente non esisteva completamente quando qualche mese fa sei stato cacciato dalla tua isola, l'hanno costruita tipo piramide nel giro. No, c'era il mio campo da cricket lì, me l'hanno proprio rovinato. Chissà se è ancora là dentro, tipo se ce l'ho lasciato il... E tu mi servono quello ora, cioè le palline che scorrono dentro. Che rabbia! Quale potente magia c'è in questa terra che non dovrebbe esserci? Allora, secondo me per entrare, per uscire, c'è questo grandissimo campo energetico che di base oscura l'isola del tutto a chi vi è fuori. Mm-hmm. Quindi per entrare siamo riusciti a forzare questo campo, mm-hmm. Grazie alle mie conoscenze magiche, grazie alle conoscenze di Larien, ma per uscire sarà un bel casino. Quindi diciamo, soltanto voi potevate farcela, sì. Altre forze della resistenza non avrebbero mai trovato questo posto. Allora vi dico che vi state approcciando a piedi, dopo aver lasciato l'aeronave all'interno del canyon, a questa enorme gigantesca fabbrica. E qui, secondo me, non hanno tante sentinelle esterne, anche perché si sentono al sicuro, in fondo tutta l'isola è la loro fortezza. Soltanto che questa fabbrica non ha un senso dal punto di vista di persone umane come voi. Non sembra che abbia un ingresso. Non sembra che abbia un grande portone o delle cose da cui entrano ed escono le cose. Sembra una specie di gigantesco cubo con tutti questi tubi attaccati. Bisogna riuscire a capire in che modo poter procedere, in che modo poter entrare. E questa nube... Probabilmente è tossica perché vi fa bruciare e raschiare all'interno della gola. Per ora niente di grave, però tra qualche ora chissà. Perché non mi descrivete i vostri personaggi e mi dite un po' come vi muovete? Partiamo in Clockwork, prego. Beh, Alwyn si tiene abbastanza separato dal resto del gruppo. Si tiene più avanti degli altri e cerca di vedere se c'è qualche cosa che lo colpisce. Mm-hmm. È incappucciato, ha una maschera tirata sul viso anche per evitare di respirare la nube tossica della fabbrica e il suo occhio comunque si muove continuamente a cercare quali potrebbero essere i punti deboli della struttura, dei punti d'ingresso, dei punti di uscita, cercare se ci sono delle sentinelle che al momento non si riescono a vedere, cose del genere. Perfetto, perfetto. E Larien? Larien invece penso che stia davanti, uh-huh. Da bravo esploratore con i suoi occhialoni da aviatore, uh-huh. E un foulard che in questo momento gli copre la gola perché l'aria è veramente brutta da respirare. Si sta muovendo poco furtivo, sicuro anche del fatto di non aver visto guardie, e anche lui sta cercando una porta, forse più come crearla. Se non c'è un ingresso te lo puoi creare, dai?
Allora, io Eir sta indietro, poco vicino ad Alwyn, ha lunghi capelli neri, vestita completamente di nero, ha molti anelli, molti bracciali, è una sciarpa che praticamente ha utilizzato per coprirsi parte del viso, la parte inferiore del viso. Si vedono i suoi occhi viola, di un viola molto acceso, ha moltissimi disegni attorno agli occhi, tutti neri. Perfetto, e cosa sta facendo? Si sta guardando indietro e sta osservando il campo di forza, è preoccupata, è chiaramente preoccupata per il fatto che quando torneremo indietro dovremmo passare di nuovo dal campo e si sta chiedendo se andrà bene anche quella volta. Perfetto, e dico all'Arin, che è quello che va più avanti quindi, che avvicinandoti abbastanza alla fabbrica, ti rendi conto che più o meno a metà di uno di questi lati del complesso, in mezzo a questi tubi arzigogolati, bollenti, difficile da avvicinarsi, c'è una sorta di piastra nel muro che probabilmente può essere premuta e irradia un'energia che non è naturale. Probabilmente bisogna incarnare una qualche forma di potere magico, ma qui sembra che il muro sia meno spesso, forse è possibile sfondarlo, oppure qualcuno potrebbe entrare utilizzando la magia. Se sento irradiare energia, preferisco chiedere aiuto prima a Eir. Ok, quindi che mi dici? Io ti faccio segno da questa piastra. Credo sia il tuo campo. Vado avanti e io andrei di conoscenza occulta. Perfetto, quando c'è un conflitto, in questo caso il conflitto c'è, la posta è capire come funziona e vedere se riusciamo ad entrare. Diciamo che più che altro sarebbe entrare. La posta è questa, sì. Tu scegli, descrivi come agisci e a questo punto scegli qualcosa che c'entra tra le tue abilità. Sì. Per esempio, lei potrebbe scegliere strega e poi il numero di aggettivi che ci sono qua sotto, per ogni aggettivo che sceglie ha un dado in più. Sì, si chiamano le tag praticamente. Ma il pool ha una base? Parte da uno. Quindi già tentare l'azione è un dado. Sì, sì, un sì. Dado anche solo. Anche se non hai niente. Poi mano a mano aggiungi. Mm-hmm. Certo, non puoi utilizzare per esempio questo tag quando sto utilizzando questa abilità. Devi usare per esempio questa abilità. Non puoi usare tag di due righe differenti, devono essere là sotto. Uno chiunque di voi può aiutare. Scegliendo di dare dati del primo pool e dicendo come aiuto. Sì. Quindi, prego. Allora, dunque, prima di tutto, per affrontare una cosa del genere, voglio essere sicura di non fare cretinate, quindi andrò a osservare per capire esattamente da dove viene questa forma, che forma di magia è, cosa non è. Osservo questo, quello che ho davanti, insomma. Perfetto. Cerchiamo di non tirare finché non si arriva al climax della scena, in modo da poter risolvere in maniera più sistemata quando vi do proprio la CD, che va da 3 a 5. E ti dirò che questa è una magia molto scura. Normalmente è un sigillo, ti impedisce di entrare a meno che tu non abbia una sorta di permesso di marchio magico addosso, ma per tenere un sigillo così grande, su una fabbrica così grande, è necessario tanto sangue umano. Larin, questa cosa non mi piace, è un sigillo potente. Io credo che per tenere un sigillo così grande su abbiano sacrificato qualcuno. E non ti sto parlando di un paio di persone. Non di questi, solo, vero? Hanno toccato la mia gente? Non lo so. Io mi fervolo. Provi a entrare? E impreco allora, contro Morca. Cosa faccio? Sempre giusto. Praticamente mi tolgo dalla tasca questo sacchettino di pelle, da cui pesco delle rune. Ne perdo un po' di tempo a scegliere la runa perfetta e poi la metto sul questo pulsante, su questa roba. Perfetto, ti dirò che entrare senza farsi scoprire è una scelta 4. E dato che io però sono un esperto di trappole, appena prima che tu metta la runa sulla piastra, ti prendo la mano, ti fermo e ti dico: credo che tu debba guardare meglio. E ti faccio notare in un angolino un segno. Che sarebbe stata la nostra fine. Esatto. Oh. Quindi dai un dado. Yes. Quindi ho un altro dado. Il tuo pool scende di uno. E io utilizzo conoscenza occulta. Sì. E utilizzo sacre rune. Sì. E utilizzo misteri.
Ultima cosa, alla fine, dopo l'aiuto e tutto via e tutto quello che vuoi, puoi giocare tutti i dadi del tuo pool, quanti ne vuoi, da 1 a 7. Quindi se tu vuoi proprio avere successo in quell'azione, prendi, ti riempi le mani di dadi. Ah, vabbè. Sì, solo che poi per tutto il resto della scena non c'è, cioè, zero. Direi che non mi spendo niente di pool. Ok. Aspetta, lasci dire 4. Tutto hai successo. Fatto 5 successi. 5 successi. Perfetto. Molti dadi hanno superato la CD, quindi è proprio un successo. Se non sbaglio, di Blackbeard basta un solo dado che supera la CD per darti un successo pieno. Sì. Comunque non ci sono i gradi. Non ci sono i gradi, no. Mentre in caso di fallimento, nessun dado deve fare raggiungere la CD per farlo. Allora, ti trovi a mettere la runa contro la parete, evitando... Evito la trappola... Esattamente, che è una specie di glifo magico, però ben nascosto, d'altronde tu lo conosci, il tuo parente. È dannato. Non si apre la porta, si crea una sorta di warp, una sorta di portale tondo di fronte a voi che sussiste per qualche secondo, ma si vede che siete riusciti a entrare dirottando l'energia magica qua dentro. Non durerà per più di 30-40 secondi, quindi quando entrate non potete uscire da qua. Muoviamoci. Tanto dobbiamo prima entrare, poi vediamo come uscire. 1, 2, 3. Bene. Vi trovate tutti quanti insieme nei meandri della fabbrica. E ti dico qualcosa di più. L'interno della fabbrica sembra che sia sorta, perché tu riconosci in mezzo ai pezzi metallici, in mezzo ai tubi che continuano anche qui come se non avessero un vero senso di essere, cose che ti sono familiari. Hai detto che questo è il tuo campo da croquet. Lì trovi una specie di casupola che utilizzavi per riposarti durante i periodi di tranquillità del tuo regno, che sarà completamente avvolta da questi tubi e da questo metallo, ma c'è ancora. Cioè, è ancora lì come se davvero questo posto fosse... sia nato, non sia stato costruito. E ti trovi qui, lì fuori, e guardando all'interno, vedi che ancora ci sono le tue cose. Ancora c'è l'arazzo col tuo simbolo, la foto di famiglia, esattamente. La coperta di nonna Lisa. Esattamente. Il simbolo? Il simbolo della mia casata? Due leoni in posa rampante che sorreggono uno scudo. Bello, bello, bello. Qui non c'è questo fumo, quello che c'è da fuori, ma si sente la potenza magica da ogni parte. E sembra che si aprano e chiudono dei portali in giro per la fabbrica, in maniera quasi casuale. Ne vedete uno in alto, in mezzo dei tubi, uno in fondo che appare e scompare contro un muro, e uno che invece è più stabile, che è proprio dentro la tua casupola. Ok. C'è la possibilità che io riconosca uno schema in queste, un collegamento fra questi portali e gli oggetti che potrebbero essere derivanti del mio passato? Ci sta, ci quindi sta. Più cose tipo laggiù era dove ho fatto il primo ballo, oppure laggiù è dove c'è la libreria delle altre cose. Mi piace, casetta, secondo me questo è un conflitto da tre, però dimmi che cosa vuoi tirare, come abilità vuoi utilizzare. Allora, sangue degli Arknell. Sì, sì, della della sì, casata. Sì. Comunque no, perché era più una curiosità. Ero più interessata a conoscenza di Lissa, di Nobile, storia. Quindi, un dato per Nobile, sì. Un dato di base, un dato per conoscenza di Lissa e un dato per la storia. Mi piace, sì. Qualcuno di voi vuole aiutare? O pensa di poterlo fare? Allora, dato che c'è da riconoscere uno schema, io direi che lo aiuto perché ho tanta conoscenza di vari misteri. Misteri magici, perfetto. Misteri magici, tieni. Sì. Ti basta un 3, non è difficile. No. No, tu non mi aiuti. No, tu sei ancora nell'angolo. Io sono nell'angolo a guardare i portali con occhio cupo. 1, 2, 3. Bene. La correlazione non riguarda te, ma riguarda punti importanti per Lissa. Infatti, a volte attraverso i portali riesci a scorgere altri luoghi come se fossero un'altra parte dello specchio, deformati. Vedi un grande tempio dedicato a una dea bianca che venerate qui, vedi una parte del tuo palazzo, vedi questo luogo che è il luogo in cui i nobili si riposavano, e sembra che stia prendendo energia la fabbrica da tutti questi posti che erano importanti per gli abitanti. E poi soprattutto queste immagini sono intervallate da un luogo che sembra una rappresentazione infernale, da un luogo con tante fiamme,
e da cui la cui visione è distorta, molto distorta. Probabilmente prendendo il tempo potresti arrivare in quel posto, e questo posto non sai dov'è, non l'hai mai visto. E principalmente nel portale quello più stabile che era dentro la casa. Il portale più stabile, vedi che si alternano le immagini. Ok. Che dire, tutti questi luoghi mi sembrano un po' familiari, tranne quello a fare con le fiamme. Mm. Quello no. Mi però, fa piacere. Meno male. No, almeno le cucine non me le ricordo così. Comunque, sì, sembra che tutti prendano energia e le riconvoglino da un'altra parte. Che ti sembra? Sembra sì che stiano prendendo energia per la fabbrica da vari luoghi di potere. Forse sono dei luoghi di potere magico, intendo. Beh, nel mio paese sì. Quello è un tempio, i templi sono luoghi dove c'è tanto potere magico, quello degli dèi. Giusto. È una cosa abbastanza blasfema da parte di Morkar, però lui fa così. Quando dici Morkar, io mi addombro ancora di più e dico, non possiamo semplicemente far saltare questo posto. Sì, ma non vorrei che deflagrasse anche l'isola, sai, se c'è tutta questa energia che viene da tutti questi posti. Ho un'idea, sì? Ci sono dei tubi qui. Se trovassimo il modo di, diciamo, distogliere il contatto, distruggere questo contatto, distruggiamo i tubi. Aspetta, sei più te di tubazioni magiche, ma... Ho bisogno di Alwyn, però. Cosa ti serve? Tutto questo potrebbe nascondere una qualche trappola. Io mi scrocchio il collo, mi faccio segno di mettervi da parte e inizio ad analizzare meticolosamente la zona intorno a me per capire se i tubi hanno un senso, se vanno in una direzione, se possono essere chiusi e aperti per cambiare il flusso. Sembra che questi tubi praticamente convogliono un'energia magica. Sembra che partano da diversi punti dell'isola, quelli che sono collegati dai portali probabilmente, e scendono tutti quanti all'interno di questa fabbrica sottoterra, molto in profondità. Non sai che succede se li rompi. Cioè, se rompendo potreste avere un'esplosione magica notevole, che danneggerebbe voi, ma forse danneggerebbe l'isola, e se c'è della gente non lo sai. No. Il regno lo rivorrei dietro. Però là in fondo è possibile che troviate qualche modo per spegnere questo sifone. Se c'è qualche cosa è sicuramente di sotto. E allora scendiamo sotto, direi che è l'unica soluzione. Quindi cerchiamo delle scale? Un ascensore, delle scale, un passaggio magico, sì. Non mi piace andare sottoterra, non ci si vola sottoterra. Quindi, passaggio magico o passaggio naturale? Cosa preferite cercare? Assolutamente naturale. Non me la sento di dargli allora, tanto, anche se... Di solito gli inferi stanno sottoterra, però non salterei nel portale invocato. Cercherei delle scale, effettivamente. Perfetto. O un ascensore, o qualcosa del genere. Perfetto. Vi dirò che non è facile orientarsi in questo luogo. Chi di voi ci vuole provare, ragazzi? Beh, io sono abituato ad avere colpo d'occhio, sono sempre pronto al pericolo. Sei tu, l'uomo che si orienta. Quindi io vado avanti e... E io ti aiuto, cerco un posto leggermente rialzato in cui osservare. In cui osservare, perché posso aiutarti con mappe, navigazione. Perfetto, quindi dai un dado che ti puoi togliere dal pool. La CD è 4 per riuscire a trovare un ingresso verso il basso. Ok, io adesso ti chiederò una cosa sulle chiavi. Sì. Perché una delle mie chiavi è che posso attivare la chiave quando agisco contro Morkar. E in questo momento io sto proprio immedesimando. Non sei direttamente contro Morkar. Non direttamente, va bene. Però è anche contro le sue armate, non è un'armata, va bene. Ti chiedo una cosa che non ho capito. Il pool di 7 dadi sì. È per aiutare se stessi, ma anche per aiutare sì. Gli altri. Sì. Quindi se io decido di aiutare un altro, tolgo dal pool. Ok. Li recuperi questi quando le scene d'azione finiscono, in delle scene che si chiamano flashback, che poi vedremo. Sì, okay. La tipica scena attorno al fuoco oppure nell'aeronave mentre ci conosciamo tra di noi. Ok. Comunque, dado base, il dado che mi dà lui con le mappe, il suo senso dell'orientamento, acuto, colpo d'occhio perché comunque sto tenendo d'occhio quello che succede, pericolo perché sono abituato ad affrontarlo sempre e sono sempre pronto. Perfetto. Ma direi che è la tua abilità. Sei l'uomo giusto. Beh, allora, la CD è 4, quindi prima non l'abbiamo spiegato, l'abbiamo dato per scontato perché ce l'avete scritto, ma quando è che fai un successo? Perché forse non si è capito prima. Prima tu fai un successo, ogni volta che un dado fa 4 o più,
Sì. Il numero, la CD non è il numero che devi fare col dado, ma è il numero di successi che devi fare. Quindi in questo caso lui è fallito, perché CD4 ha fatto 3 successi. E ti dirò che, quando fallisci, io ti metto di fronte a una conseguenza e posso darti uno degli status che è qui, quindi ferito, arrabbiato, cacciato, intrappolato, bla bla bla. Morto. E in questo caso gli do proprio questo. Lui morto. Trova una sorta di ascensore, potremmo chiamarlo così, utilizzando una tecnologia che Morkar adora e che si trova all'interno dell'Alexandra, la sua nave imperiale, la tua nave imperiale. Questa tecnologia è in grado di teletrasportarti praticamente, non utilizzando la magia, ma utilizzando qualcosa di mecha alchemico, direttamente in alcuni luoghi. Ti metti lì, premi un paio di tastini cercando di settare il posto per scendere giù, ma prima di dare l'ok, parte. Grande. E voi restate soli con lui che vi scompare davanti in questa specie di piastra metallica. È intrappolato. Cosa fate, ragazzi? Cerco di capire dove è finito. Cerco di... Io vado alla console perché lo stavo osservando dall'alto. Sì, ci sta. Sono abituato a guidare aeronavi, quindi sì, le console non mi sono anomale. Sì. Sicuramente dall'alto stavo guardando cosa stavo facendo e quindi con pilota, in una manovra audace, volevo cercare quello che stavo facendo prima, quindi la navigazione, di capire dove stavo andando, e con riparazione e manovre varie capire se riesco a replicare i tasti che ha premuto per andare anche lui nello stesso posto dove sta andando. Perfetto, proviamoci, dai. Ti aiuto, ti do un dado di osservare. Io ti do una CD3. Quindi pilota, audace, navigazione me lo consenti perché stavo guardando. Vai. E riparazione, perché comunque interfaccia su un circuito nuovo. Va, direi, non teniamo altro. Il mio dato l'hai usato? Sì, messo. Okay. Quindi, un successo, due successi? Due. Sono due successi, che è sfortuna. No! Bene, con voi parlo tra un attimo, perché tu, anzi, ti parlo subito. Nel momento in cui ti prepari a ricalibrare il portale riparte, si resetta e ti dà 60 secondi alla riapertura. Probabilmente finirà esattamente dove è finito lui. Ma in quel momento si aprono alcuni portali magici da cui escono gli apparatus. Parliamone, ragazzi. Come sono questi apparatus? Hanno tutti una forma unica umanoide? Oppure hanno mille forme diverse? Di loro sappiamo che sono metallici e mecha alchemici per ora. Secondo me sono un misto, nel senso, io mi immagino ora queste creature abbastanza filiformi, ma comunque umanoidi, che hanno una sorta di pelle molto dura, ma sempre una maschera di ferro, e magari occhi, cioè le fessure rosse. Le loro corpi possono cambiare? Non lo so. O li fanno con lo stampo? Io, se sono robottoni, li farei con lo stampino. Poi i modelli avanzati sono un po' diversi, più difficili, perché vanno fatti in maniera artigianale. Bisogna prendere il modello base e modificarlo. Sono mezza dozzina di loro. Sono abbastanza tosti. Muovono un braccio in avanti e stringono una sorta di lama che si allunga dal loro corpo, un po' alla Full Metal Alchemist. E vi circondano, preparandosi ad attaccarvi. Soltanto che non vi attaccano come nei film 1-1, ma si preparano a prenderne 3 Ok, e allora io praticamente all'inizio faccio un passo indietro. Sembra che io mi stia mettendo dietro di lui, ma in realtà sto cercando di convogliare la mia energia per attaccarli ad area. Perfetto. Ti servirà un attimo però per farlo. Sì. Io vado in sua copertura. La copri? Allora cominciamo con te. Per evitare che lei sia colpita, è una CT3. Ok, quindi uso il fuoco di copertura classico, sì, estraggo 2 armi, sì, e comincio a sparare in modo tale che se i robot vogliono evitare i proiettili devono muoversi in posizione opposta alla sua. Quindi sono 3 dadi, vuoi spendere qualcosa nel tuo pool? No, per ora è pistolero, pistole, estrazione rapida perché non aspettavo minimamente, sì, 2 pistole, copertura sua, sì. Spendiamo pool, va. Questo prima non è andato molto bene. 1, 2, 2.
Ehi! Ha detto CD 3? No. Deve fare tre successi. Successi. Spari a destra e a sinistra. Aspetta, fatto. Colpisci il primo, colpisci il secondo, colpisci il terzo, ma non riesci a fermarli perché sti cosi sono grossi. Soltanto uno di questi si ferma perché gli spacchi le giunture. Mm. Gli altri arrivano quasi addosso. Ti prendi tu il danno oppure... Mi prendo io il danno. Allora, segnati ferito. Uno di questi ti infilza con una lama. Il colpo... Pensavi che fosse peggio, però senti che il tuo costaro sta sanguinando e ti pare di fronte a lei sparando come un matto e tu sei pronta. Ok, e allora quello che si vede, la mia pelle diventa traslucida e dalle mie mani, dalle mie dita cominciano a correre questi fili proprio di elettricità. Sì. E la modello con le mani e mi preparo a spararle in modo che a un certo punto tutto attorno a me diventerà una specie di campo di tempesta. Anche te do una CD3 per fare un attacco ad aria a questi. Ok, allora utilizzo uno di base, strega, lanciare incantesimi, elementalista, sì, e sangue antico. Terrorizzare lo posso usare? No, certo. Non ha senso questa cosa. E tenere duro. Beh, io ti aiuto dicendo tranquilla, non mi hanno fatto niente, esuberante. E siccome ci tengo, spendo anche un dado del pugno. Vai. Quant'è? La sinistra. Devi fare 3 volte 4 più col dado. 1, 2, 3 successi, preciso. Ci sono. E un sacco di uno. Successo. Grande. Nel giro di pochi secondi questi cosi iniziano ad essere colpiti da questa catena di fulmini che li atterra uno dopo l'altro, e uno di questi era sopra di te, con te che ti preferavi a riempirlo di proiettili, e cade di lato. Sfrigolare, silenzio, si accende il portale. Io faccio, vedi? È finito tutto bene. Faccio per prendere l'ultimo colpo. Stai sanguinando. No, non è vero. Stai perdendo pezzi. Uomo in fondo al portale. Digi. Sei in un luogo oscuro, in un luogo in cui si sente un rumore di vapore e di presse, tipo... E in lontananza, illuminato da una luce magica rossa, che ricorda vagamente un neon, per intenderci, il Mecha Alchemic Neon, vedi centinaia di questi costrutti disattivi, e soprattutto vedi questa specie di pressa gigantesca, in cui persone vere, piccole soprattutto, quindi sono bambini più che altro, completamente incoscienti, vengono portati all'interno di una sorta di fonderia per poi essere trasformati in queste creature. L'aria giochi dell'Ikea. Sì, praticamente. se non fosse che non sei solo, ti senti osservato da qualcuno. Senza girarmi, fatti vedere. Caro fratello, non pensavo di trovarti qui. Morkar. Niente poco di meno che lui, ma lui è un mago abbastanza forte, quasi come Eir, ma il suo potere quindi risulta più debole. Quindi forse un'immagine, forse si è trasferito dentro qualche altro corpo. Fatto sta che lui, con un lungo mantello e i lineamenti scavatissimi, sarebbe stato un bell'uomo se la magia oscura non l'avesse contorto, e gli occhi neri come due capocchie di spillo. Ha in mano una sorta di bastone scettro del potere. Libera subito queste persone. Queste persone stanno combattendo per me. Li sto rendendo qualcosa di utile, sta dando un senso alle loro vite. Tu hai perso il lume della ragione, Morkar. Non ti rendi conto di quello che stai facendo? È un abominio. Nessuno dovrebbe essere sottoposto a questo, nemmeno tu. Un tempo andavamo d'accordo, poi... Poi tu hai deciso di prendere la strada sbagliata. Questa è l'ultima offerta che ti farò, fratello. C'è uno stampo pronto anche per te. E non sarai come loro, sarai qualcosa di meglio. E questa è l'ultima proposta che io faccio a te. Cambia idea. Torna indietro, possiamo ancora sistemare tutto quello che hai fatto. Mette entrambe le mani sul suo bastone e si prepara a scagliarti l'incantesimo. E in quel momento, da nascosto da sotto il mantello, tiro fuori una serie di pugnali, dato che ho le armi nascoste. Sì, sì. E gliele lancio, gettandomi di lato, perché so che la sua magia preferita è il fulmine. Sì. E quindi so che tendenzialmente farà una scarica davanti a sé. Quindi cerco di buttarmi. Evitare di farsi colpire, ci di te.
di buttarmi di lato e allora userò dunque. Beh, innanzitutto posso attivare adesso la chiave del rivoluzionario. Sì. Che è un dado in più. Sì. Mi sto mettendo in pericolo per questa cosa? Beh. Quindi sono due dadi. Sì, quindi ti sta arrivando addosso. E il dado base. In più, metterò dentro assassino perché mi posso nascondere, sono veloce a spostarmi di mezzo e soprattutto cerco di mettermi in una posizione da cui poi possa rispondere e quindi accoltellare alle spalle del fratello. Uno, due, questo tre. Questo è un 6, sì. Due, tre. Quindi 4. Ah! Lui lancia un fulmine, ma non l'ha lanciato al massimo del suo potere. Voleva paralizzarti, non voleva friggerti lì per sempre. Ma tu prendi, ti nascondi da dietro, rimuove il suo bastone fulminando quello che hai intorno. Smetti di ballare. Affrontami, vieni fuori e lascia che io ti converta. In quel momento, appaiono loro due. Dai, ma lui sta sanguinando. Cazzo, si vede così caldo. È un eroe. Beh, immagino. È solo una ferita superficiale. Non è niente, assolutamente. È salsa di pomodoro. Dai, a me del codardo, tu non hai nemmeno il coraggio di venire ad affrontarmi di persona. Però tutto questo sentite solo la voce perché io sono nascosto nelle ombre. Ok, praticamente noi siamo arrivati, io mi sono ritrovata di fronte a Morkar. Sì. Ma io mi... Che si volta... Non pensavo che ci sarebbe stata così tante persone. C'è persino il re. Ah! E gli sparo! Senza saperne leggere nessuno. Ma porti una sega, io gli sparo direttamente in faccia. Ma lui voleva fare tutto il discorsone da cattivo. No, hai fatto bene. Scindere lui da questa specie di corpo che sta possedendo è 4. Perfetto. Sparo il suo oggetto di potere che immagino sia il bastone. Vai, lo strappo. Ti dico esattamente dove colpire con... aspetta... Sesto senso. Tipo la pietra! Esatto, colpisci la pietra! Io vado pistolero, pistola, estrazione rapida, due pistole, esibirsi, sì. Sono il re cazzo, duellante. Vai. E io approfitto anche del fatto che tu lo stai distraendo per assalirlo alle spalle. Vai, un assalto coordinato, vai. È una CD3, ce la puoi fare. 1, 2, 3. Meno male che ho tirato prima. 4. 4 ha fatto, questo è un 6. Ah, questo no, 3, 4 ha fatto. Ok. No. Sì, ok, quello è un 4. Ah, non lo vedevo, grazie. Lui si lancia verso di voi facendo una specie di scudo utilizzando i fulmini. Lei riesce a trattenerli per un attimo, indicandogli il posto in cui colpire. Ma lui con la magia scherma la pietra. Pensi che non ci riuscirai mai quando emerge dalle ombre. Morkar si deve voltare per affrontarlo e a quel punto è la linea di tiro. Boom! Prendi in pieno la sua pietra magica, la fai esplodere e lui diventa di colpo un corpo rinsecchito che cade a terra con un clangore metallico, per metà carne e per metà golem, senza il suo bastone magico, la pietra rotta, non è più qui. Fin troppo facile, perché fosse quello reale. Ma mi è piaciuto lo stesso. Dobbiamo andare avanti. Più che altro dobbiamo fermare questa macchina adesso. Ora la vedi. Vedi che i bambini di Rissa, a cui hanno lanciato qualche incantesimo molto potente, stanno venendo trasferiti all'interno di questa macchina, lentamente, ma in maniera inesorabile. A giudicare dalla velocità e da quello che c'è scritto su alcuni di questi schermi magici, circa 10-15 bambini al giorno vengono convertiti. Io vado fuori dai gangheri e impreco contro Morgan. Vado a prendere a calci il corpo risenchito. Non serve a niente, ma almeno mi sfogo. Cerco di fermare questa macchina in qualche modo. C'è una sorta di pietra del potere. Mm-hmm. Ti rendi conto che è un pezzo del cristallo che Morgan ha recuperato. Ok, secondo me cosa succederebbe se togliessi il cristallo? Allora, sicuramente si spegne la fabbrica. Ok. Non sai che effetti controindicati ci potrebbero essere così. Ah, lei guarda il cristallo, io prendo bambini e li comincio a togliere. Uno trasportatore non me ne frega niente. Allora, farò questa cosa.
farò questa cosa per darci il tempo di fuggire, visto che lui sta togliendo i bambini dal rullo malefico. Mm-hmm. Voglio creare una sorta di magia che faccia funzionare, dopo che io ho tolto il cristallo, ancora un po' la macchina. Mm-hmm. In modo da dargli la sensazione che il cristallo ci sia ancora, almeno per un po'. Un tampone. Esatto. Perfetto, perfetto, perfetto. Questo è un 4 secondo me, perché devi trasferirci molto potere magico dentro. Quindi praticamente cosa faccio? Prendo una pietra, ho la incanti molte pietre nella mia borsa, è una pietra trasparente, sì. La incanto e incanalo una magia simile a quella del cristallo, ma che ovviamente non è il cristallo. Perfetto. Io lo aiuto, siccome è anche macchina, a quanto ho capito, sì. Con riparazione, perché sfrutto i circuiti di bypass per ingannarli. Per ingannare e distribuire di più l'energia, ma... Non do di più, quindi, prego. Chiaramente. E, dato che sicuramente conosco mio fratello, ti dico, sicuramente conoscendo il Duca servirà anche questo. Mi faccio un piccolo taglio di sangue, essendo il mio sangue lo stesso sangue lui. Del Duca, è un piccolo pegno da pagare, ma è lo il faccio. Sangue dei Bloodsong. Ah. Ok, a questi aggiungo Straga e... Ma lanciare incantesimi. No, comunque. Secondo me questa è conoscenza occulta invece. Questa è conoscenza occulta. Aggiungo Misteri e aggiungo Sacre Rune. Ah, sì. E aggiungo Canto dei Quattro Eroi, perché stiamo parlando di un cristallo. I quattro eroi nelle leggende sono coloro che hanno protetto i cristalli. Sì. Pull di... Il pull ho 4 dadi e direi che ne spendo 3. Ormai vai di bus, sì. Anche perché non ci possiamo permettere di fallire. No, qua no. I bambini, chi pensa ai bambini? Chi ci pensa ai bambini? Un successo, due successi, tre successi, quattro successi, cinque successi. 4, 5. Grande. Ha! Avete altri 20 minuti per uscire da qua. I bambini sono ancora completamente stregati, ma ha trovato una sorta di grande carrello, è anche brutto a dirlo, ma uno di quei carrelli su cui venivano impilati nel Paradus, sei riuscito a metterli lì per poterli uscire. Non importa, anche se è un carrello da pezzi, li buttiamo dentro in piedi. Meglio di niente. Meglio che abbandonarli qua sicuramente. Uscite, e nel momento in cui vi trovate poi fuori dalla fabbrica, seguendo lo stesso iter che avete seguito, vi dirò che... dove vi recate? Verso la nave? Sì. 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 Tempo di arrivare alla nave, il suo incantesimo smette di funzionare, la fabbrica ferma immediatamente la sua produzione, blocca immediatamente il fumo che c'era, e soprattutto la grande cupola magica si spacca in mille pezzi, rivelando la verità. Molti degli inserimenti di Lissa, compreso uno che vedete perché voi siete in cima al canyon e state per scendere, vedete in fondo, ci sono ancora e sono stati trasformati, soprattutto che prima non si vedevano perché erano protetti da altri scudi magici, in sorte di campi di prigionia baralaghe. Per intenderci, se vedete gli apparatus, gli abitanti del posto vivono dentro casermoni che un tempo erano quelli che sono i loro villaggi. Ce sono tanti. Tutta la tua agenda è stata chiusa in più di in molti di questi campi. Capito. Che possibilità di intervento ho da questa distanza senza mettere in rischio prima le vite dei bambini che dobbiamo portare al sicuro? Così probabilmente nessuna. Però magari attaccando con l'aeronave potresti permettere alla gente di fuggire. Questo può andare. Quanta gente ci sta sull'aeronave? 4. Si vede che c'è scritto, c'è scritto, c'è scritto. Equipaggio 2, passeggeri 4. Che i bambini non occupano tanto posto, quindi un 4 adulto vale 3 bambini piccoli. Penso che sia comunque soprattutto passeggeri che stanno a lungo, quindi secondo me caricare potresti caricare anche meno di 30 persone. Sì, 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 no, vabbè, c'è un vano di carico di 5 tonnellate, esatto. Quindi un po' di spazio c'è per caricare. Dai, aiutiamo chi possiamo aiutare. Quello sì. Perfetto, che cosa fate quindi? Salite a bordo? Sì. Se vedo che la nave non... Scusa, la nave, la fabbrica non esplode,
nel tempo di volo, cioè siamo in volo, se la, la fabbrica non esplode io dirigo la prua verso il villaggio, il primo villaggio che vedo, per liberare più gente possibile. Perfetto, descriviamo un po' la Beowulf, com'è? Allora, è una nave... Le aeronavi qua giù come sono? Io, perché io la immagino molto steampunk. Sì, quindi sì, con il dirigibile. Sì. La, però un dirigibile che si sviluppa per metà pallone e per metà nave. Mm-hmm. Con le ali laterali tipo delfino che la muovono, sì, nell'aria della direzione insieme alla coda. E le code abbiamo due rotori, motori a vapore che, bello, spingono e fanno propulsione della nave. Bello, 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 bello. Sulla pancia vari autocannoni, perché ci serviranno. Sì. Partite allora, ragazzi. Ditemi in che modo volete attaccare dall'alto. Ci sono delle sorte di torrette di sicurezza che proteggono questi casermoni, quegli abitanti che ti guardano comunque. Ci sono 100-200 persone di lissa che guardano verso l'alto e riconoscono la tua aeronave. Io comincerei a sparare alle torrette. Io intanto guardo l'aereo e dico: riesci a portarmi su una di quelle torrette? Sì, sì, ci riesco. Ho un'idea. Quindi, prima tu fai fuoco di copertura. Vai. Sì. Attaccare dall'alto con la tua nave è una scelta di tre. Ok, io comunque uso più l'aereo perché sono, sì, le pistole, sì, della nave. Estrazione rapida in questo caso no. Uso la cloche con due pulsanti come se fossero due pistole. Vai, vai. Sparo per fare copertura agli abitanti. Uh-huh. E al contempo distraggo le torri gridando nell'altoparlante: il re è tornato! E ti dico che la CD è 3 perché gli apparati sembrano più lenti del solito. Ottimo. Vai. 3 1, 2, 3, preciso. Aprendo il fuoco con i cannoni della nave, una delle torrette si disintegra e gli apparati rispondono al fuoco e utilizzano delle forme di magia più debole, però tirando una sorta di sfera di fuoco nel cielo, in cui però la tua nave riesce a sfrecciare senza difficoltà. Tu come lo mandi sulla torretta? Segreto del sangue torto. Uh-huh. Mi limito a sfiorarlo. Sì. E praticamente è, il mio, è la mia abilità, una volta per sessione posso teletrasportarmi o teletrasportare qualcuno. Perfetto. Vroom. Quindi di fatto lui scompare e ricompare lì. Dove vuoi riapparire? Sulla torre o in mezzo agli apparatus che stanno sparando? In mezzo agli apparatus che stanno sparando. Eccovi. E appena compaio, l'aria intorno a me inizia a farsi un po' più fredda. Uh-huh. Del normale, come se la mia sola presenza e la mia, il mio odio verso mio fratello iniziassero a plasmare l'aria intorno a me. Uh-huh. Quest'aura mortale inizia a rallentare un po' gli apparatus, che essendo meccanici in parte vengono, sì, rallentati dal freddo, e ne approfitto per comparire e scomparire dietro agli apparatus cercando di disabilitarmi. Anche qua tiro una CD3, visto che già sono rallentati dalla mancanza del cristallo. Perfetto, io sono un assassino che ha teso un agguato, sto usando il freddo. Sono stato addestrato dalla Gilda degli Assassini, che mi ha abituato a muovermi tra i nemici molto veloce per portare il mio attacco mortale. In più questa è un'armata di Morcar. Sì, 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 assolutamente. C'è il marchio di fabbrica scritto nelle mutande. Che bello, tipo Dolce Gabbana. È morca. Ho fatto due. Grande. T'hanno illustrato le mutande. Ma poi la cosa bella... Perché ti robotano le mutande? La cosa meravigliosa è che lui ha descritto una cosa troppo figa. E poi è fumble. Colpisci a destra e a sinistra. E ti dirò che abbatti il primo, abbatti il secondo, abbatti il terzo, da solo il quarto, che ti ignora clamorosamente, come se seguisse un altro ordine, perché lui è sfondato di cancelli e molti abitanti stanno fuggendo, e concentra il suo potere magico non contro di te, e ti avrebbe potuto uccidere sicuramente, ma spara una bordata agli abitanti. E senti le urla di una famiglia che viene incenerita, e ti infliggo arrabbiato, un'ira proprio funesta. Già ero incazzato prima, e adesso... poi dopo lo tiri giù e lo smonti. Tu vedi che l'ultima torretta non è stata disattivata in tempo, 50-60 abitanti scappano, una madre si tira indietro per un attimo perché non trova il figlio più piccolo, fa in tempo a recuperarlo e viene investita dal fuoco delle forze di morte. Posso intervenire prima di ciò?
Come vuoi fare? Allora, però è che c'è lui sulla torretta. Vabbè. Cazzi miei, direi. Esatto. Chiave dell'eroe. Bello sì. Essere dei compagni. Perché Larin fa ciò che deve e non gli importa delle conseguenze, purché sì. Sia considerato come un buono. Quindi anche se lui è o lì ti, sopra. O ti frapponi con l'astronave, con l'aeronave, tipo ti butti davanti e ti becchi il colpo tu. Allora potrei, ma non disattiverei la torretta dal fuoco successivo, perché non è che l'aeronave la posso sì. Fermare lì nel mezzo, non ha il freno d'emergenza. Quindi cosa faccio? Sparo alla base della torretta appena vedo il robot che sta prendendo la mira sulla famiglia, in modo tale che il suo colpo cada verso il basso. Lani poi gli butto una corda mentre passo con l'aeronave sopra la torre e lo facciamo salire. Vai e non lo abbandoniamo lì. Quindi chiave dell'eroe. Infatti mi comporto da egoista come riscatto, perché io penso prima al mio popolo. Beh, è anche una cosa che ci può stare. Te voglio bene, ma sei anche il re. Quindi con pistole, estrazione rapida, perché è una manovra rapida. Due pistole della nave a copertura degli abitanti e mi esibisco per cercare. Ti do un ultimo dado, il mio ultimo dado del pool, perché facciamo che lancio un incantesimo per proteggere quelli la popolazione immediatamente vicino a te, almeno le persone più vicine. Mm-hmm, giusto. Vai. Difficoltà? 3. Gira bene. 1, 2, 3. Precisi. Perché mi mancava lui, che stava ancora girato su se stesso. Boom. La madre viene mancata di pochi metri. Lancia uno sguardo in tralice verso te e parte a correre col bambino in braccio. Va bene così. Gli abitanti di questo villaggio scappano e si perdono all'interno del canyon prima che gli altri apparatus si inseguano. Potreste avere cominciato anche qualcosa. È possibile che questi vadano a liberare altre persone. Il problema è che ora il vostro tempo qui è finito, perché vedete in lontananza apparire una serie di aeronavi grandi di Morkar, i rinforzi. Ok. Lui dovete recuperarmi. La torretta sta precipitando. Io ho fatto gettare tipo l'ancora, così mi lancio fuori dalla torretta che sta precipitando e mi lancio verso la corda per aggrapparmi e essere trascinato via proprio ancora mentre stiamo volando. Era una manovra d'oce, mi sembra che mi aiutarti. Bene, 3. Allora, io sono uno spaccone che con grande sicurezza si lancia ignaro e spericolato verso questa fine terribile che farò. Infatti uso 3 dei miei dadi e preghiamo, perché la vedo malissimo, ma ne aggiungo ancora anche un altro. Mm-hmm. Perché tutto questo lo sto facendo per tornare sulla nave da Air, di cui sono innamorato anche se non gliel'ho mai detto. Vai. Oh, carino. Okay. Oh, per una volta 5. Stavo pensando, mi sa che ti tocca cambiare fidanzato? No! L'ho fatta. La bella è che Arwin non me l'ha mai detto, quindi secondo me non lo sospetto minimamente. A posto! Vi aggrappi, vi allontanate e prendete quota con le navi che vi stanno inseguendo. Ma avete abbastanza, la vostra nave è un po' più veloce di loro, quindi dovreste riuscire a distanziarvi. Ora vi dico l'ultima cosa, e poi passiamo alla parte di flashback. E vi parlo delle isole. Le isole della mappa, Lissa, tua isola. Onis è il luogo in cui tu sei nato ed è la capitale di Morkar, praticamente. Ma Morkar ha fatto qualcosa di davvero lurido, infatti l'isola si sta sgretolando a una velocità incredibile. E Morkar se ne è fregato, non gli importa la gente che c'è là sopra, si è caricato gli apparatus e si prepara alla conquista. Terra, la grande isola al centro, è un'isola via. Con decine di città-stato opposte a Morkar. Però essendo tante città-stato, c'è chi dice, beh, Morkar come alleato non sarebbe male, c'è chi invece gli vuole fare la guerra, gente che litiga. È anche la sede del Concilio della Magia Bianca, un grande nugolo di maghi che si oppone fortemente a Morkar. E poi c'è Genevas, è un'isola quasi disabitata, piena di luoghi brulli e esplorati, perché è un po' sacro, il luogo in cui i quattro eroi sconfissero le forze del male, salvando i cristalli in un'epoca del passato, ed è un posto in cui poche persone si avventurano, se non per motivi fortemente religiosi. Verso dove puntate la prua? Avete anche 15 bambini da... Esatto. Io li porterei in concilio. Io li porterei a terra. Esatto. Quindi puntate la prua verso terra. Perfetto.
E allora vi dico una cosa, comincia la scena di flashback. Come funziona la scena di flashback? Le scene funzionano ok. Potete fare due cose che vi permetteranno di recuperare il vostro pool di dadi e di togliervi magari uno di questi status. Dovete giocare una scena o nel passato, in cui per esempio raccontate come vi siete incontrati, raccontate un dialogo che vi siete fatti e così via, che promettisca il vostro background costruendolo così, oppure una scena in questo momento, in cui per esempio lui è arrabbiato, uno di voi potrebbe giocare una scena in cui lo aiutate a calmarsi, togliendogli lo status e così via. Alla fine della scena, chi ha chiamato la scena recupera il suo pool di dadi interamente, quindi torna a 7. Quando ognuno di voi ne ha fatta una, si va avanti alla prossima scena d'azione. Okay. Prego ragazzi, penso che ci saranno un paio di giorni di viaggio per arrivare a terra, quindi giocatevi pure le vostre scene. Beh, io per primo sono furioso e sto, purtroppo per te, spaccando delle cose nell'aeronave. Immagino tipo qualche ora dopo. Qualche ora dopo, sì sì, però mi sto allenando con la spada a colpire i pezzi della tua aeronave. Tipo dentro la stiva spaccando gas. Ho disegnato la faccia di Morkar su una delle casse e sto... E in realtà sento tutti questi rumori, metto l'autopilota, sì, vado di là, scosto una tendina e gli faccio vedere un sacco da pugilato, una stecca di bambù che ho disegnato Morkar. L'avevi già fatta, lo capisco, tieni. Oh! Spezzo in due l'asta che mi hai passato, perché... Purtroppo sono molto bravo a spaccare le cose. E ho capito, vado a prendere i tubi di metallo. Dopo che ti ho spezzato l'asta in due, la guardo per un attimo, mi sento un po' in colpa, te la restituisco e ti dico: non è così che dovrei fare. Perché no? Fidati. Non sei tu che dovresti pagare per le colpe di Morkar. E quindi mi dispiace se ho rovinato la tua nave. Ah, non ti preoccupare, una nave si aggiusta. Sì, anche i regni si aggiustano finché non si sgretolano nel nulla. L'importante sono le persone. Devi pensare sempre agli altri prima. Sono loro il regno, non la nuda pietra, il legno o la fredda roccia. Non so se riuscirò a contenermi la prossima volta che vedo il duca. L'importante è che focalizzi la tua rabbia in qualcosa che sarà, da un certo punto di vista, costruttivo. Se lasci agire la tua rabbia in maniera incontrollata, potresti far male a chi non dovrebbe subire questa tua collera. Potresti coinvolgere qualcuno che non c'entra niente. Guardo verso dove i bambini stanno riposando. Penso che qualcuno si è già svegliato, magari gli avete dato una mano, ora stanno riposando, ma sono ancora coscienti. Vi dico che i bambini non sono stati danneggiati. L'incantesimo che li aveva lanciato era una sorta di forte incantesimo di sonno, non li hanno fatti lavaggiare il cervello e distrutto la mente prima. Meno male. Hai ragione. Non possiamo permetterci che siano loro a pagare tutto questo. Vero? E sorridò un bambino che si sta avvicinando e fa: mi scappa la pipì! Dove la posso fare, mio... re. Ah, vieni, conosco un posto bellissimo. stiamo sorvolando Onis in questo momento. Ti senti meglio? Sì, perlomeno, cioè, sono ancora arrabbiato, ma ho capito che devo incanalare questa rabbia solo verso chi è il responsabile di tutto questo. Togliti lo status e recupera i tuoi punti pool. Tu che scelta ti vuoi chiamare? Ricordati che sei ferito. E punto, direi che mentre mi metto a giocare con i bambini un attimo per comunque fargli passare la brutta esperienza, un bambino mi tira, prende un'asta e me la tira proprio nel costato e ricomincia a sanguinare. Ti ricordi che... Ah, cazzo! Lasciate richiamarla con uno di loro, da chi ti fai curare? E da Eir, che spero abbia. Ma secondo me, con metodi del tutto convenzionali, no vabbè, potrei anche lanciare incantesimi, quindi sì, secondo me ce la faccio. Aspetta, ho letto una maga nera, aspetta, forse vado da... Beh, lanciare incantesimi... Per curarti... Per curarti devo prima trasformarti in un apparatus, poi devo uccidere 5 bambini e poi forse riesco a... Bene, giocatevi questa scena. Beh, tanti bambini li abbiamo. Beh, penso che bambini abbondanza, un'infermeria o qualcosa del genere. Secondo me è una cosa piccola, la cucina, tipo il kit.
ed è whisky. No, 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 non c'è il kit, è la cucina. Allora, il whisky per cucinare. Tu vedi che tu mi hai chiesto, penso di essere curato, ti ho detto stai lì, siediti. No, perché mi hai visto, visto che giocando con i bambini avevo constatato che qui era tutto marrone, frizzante. Ma sarebbe forse il caso, mio re, di andare a curarsi? No, non importa. Non fare il bambino, Larin, vieni. Scusate, chiama la mamma. Di bambino. Siediti qui. Va bene. Allora, prendo... ho questo involto, l'ho svolto sul tavolo e praticamente c'è un coltello sacrificale. Ma va tutto bene, non ti preoccupare. Va È una serie di erbe. E prendo una ciotolina. Voglio uccidere. Prendo una ciotolina. Per prima cosa... mi faccio un grande taglio sulla mano. Ma non dovevamo curarmi, non fare altre ferite. Aspetta. Devi avere un attimo di pazienza. Devo stare fermo. Inizio a spezzettare. In tutto questo tu stavi giocando con i bambini. Infatti per il terrore ho avuto... Inizio a spezzettare i bambini. Inizio a spezzettare le erbe. Meno male. E inizio a fare... Giusto, precisa. Col pestello. Dopodiché, va bene, e inizio a curarti. Ok. Vedi che... Allora, inizialmente senti molto bruciore sulla ferita. E subito dopo si chiude da sola. Ah. Fantastico! Visto? Immagino che ti lasci tipo la piccola cicatrice e via. Secondo me lascia tipo una... un segno bianco sottile, nemmeno una cicatrice. Perfetto. Tipo smagliatura. Sì, una cosa del genere. Bene, ora devo medicare te però. E prendo una fascia e comincio dove ti sei fatto il taglio per il sangue. Grazie. In realtà, vabbè. Ok. Perfetto. E ti puoi recuperare il tuo pool. Hai una scena anche tu. Io volevo chiamare un flashback. Ok, con chi? Con un personaggio che ancora non è uscito fuori, ma che c'entra tanto. Con la mia... con mia sorella, Eona. Sì, perfetto. Eona è la grande maga bianca. Il capo del concilio. No, Eona è la consigliera di Morca. La strega di Morca. Scusate. Dannata. Quindi la maga consigliera di Morca. Ed è mia sorella. Perfetto. Pensavo praticamente di ambientarlo poco prima della sua partenza a Terra. Perché se n'è andata? Lei è andata via perché ha sentito, sentiva voci. Sentiva delle voci che si facevano sempre più pressanti nella sua testa e a un certo punto non era più lei. Ha iniziato a sragionare. Fino a quando a un certo punto una notte se n'è andata. Perfetto. Perché era convinta che potesse succedere qualcosa di terribile se fosse rimasta. Perfetto. Immagino che lei venga da te, tipo nella stanza in cui ti trovi, e tipo la notte prima che lei parta, la sera prima, la notte dopo se ne andrà. Eir è una donna molto bella, ti somiglia, ma ha i capelli molto molto più chiari, anche se ha gli stessi tatuaggi e un corpo molto simile al tuo. Probabilmente siete sorelle che vi scambiate 10 mesi, un anno di differenza, poco più grande di te. Dobbiamo andare via. Ma che stai dicendo? Ho fatto un sogno. Ancora? Sì. Ho sognato che il mondo si sgretolerà. Come è stato uccidere Adonis, ma succederà ovunque. E l'unico modo per evitarlo è andare dall'uomo che ha cominciato tutto quanto. Tu vuoi andare da Morgar? Lo voglio raggiungere. Tutto questo non ha alcun senso, sorella. Siediti, parliamone. Si siede. Preparo qualcosa da bere, tipo qualcosa delle erbe calmanti e cose del genere. Senti, dobbiamo riflettere. Perché è chiaro che non sappiamo come sistemare questa situazione. Tu hai sentito qualcosa e ti credo. Ma sicuramente andare dal Duca Morcar non risolverà nulla. Sì, invece che lo farà. Una volta che ci sarai, cosa farai?
Una volta che ci sarò, capirò come intervenire per salvare le cose. Capirò come intervenire per fare in modo che il mondo non si sgretoli. Ho interpellato i vaticini, ho visto tutti i possibili futuri che i miei poteri mi permettevano di osservare. Ho visto il grande mago bianco Baldrick. So che lui non ci aiuterà, che la gente di Terra non sarà in grado di aiutarci. Si lasceranno nella corruzione, nella loro debolezza. Ho visto il re di Lissa perdere il suo regno. Ho visto che nessun eroe sorgerà per difenderci. Soltanto io posso fare qualcosa. Sai che Morcar mi conosce bene. Sai che mi ascolterà. Come non ha ascoltato suo fratello? Appunto. Non ha ascoltato suo fratello. Secondo te una persona egoista come Morcar ascolterebbe te? Dopo che non ha ascoltato il sangue del suo sangue? Lui e il fratello non vanno d'accordo. Prima non era così. Con le mie parole sarà diverso. C'è niente che posso fare per farti rimanere. Io sono sicura che non ci vedremo più se parti. E non ti voglio perdere. Siede, ti guarda. Ci penso adesso. Non l'hai più rivisto. La mattina dopo se n'è andata. Fine flashback, siete in arrivo a Terra e vi dirò che avete distanziato le navi che vi inseguono. Ma sapete che sono ancora lì. Probabilmente qualche ora dopo arriveranno in vista di Terra, ma non l'attaccheranno. In fondo Terra ha una decina di città-stato, Terra ha una sua flotta, anzi tante flotte. Quindi attaccarla direttamente sarebbe una salta tutta lì, non sapere se Morcar se lo può permettere. Però vi aspetteranno là fuori. Barracuda. La torre del Concilio dei Maghi Bianchi si trova esattamente al centro ed è una sorta di gigantesca torre di Saruman che si vede in lontananza prima ancora di vedere l'isola e domina su tutta l'isola e su tutta la città-stato. Intorno non c'è nulla, soltanto altre più piccole torri in cui vivono i membri dell'ordine e poi un grande lasso, un grande spazio, un grande terreno che è solo loro, in cui loro praticano la loro magia curativa, in cui la gente va in pellegrinaggio per farsi aiutare. In lontananza, invece, sulle coste, sono tutte quante le città, dei signori e dei nobili. Poi verso dove vi recate? Direttamente verso la torre? Assolutamente sì. C'è il posto migliore che viene in mente a tutti, dove lasciare questi bambini. Non solo, li dobbiamo convincere a fare qualche cosa. Io non è che magari lo so. Ora nel mio. Scusa? Suicidarsi? No, difficile. Ah, okay. Conosco magari qualche contatto, perché Lissa, se è stata attaccata e ne ho perso il regno, non tutta la popolazione. Secondo me c'è il conte Agil, che è un po' fedele, che è riuscito a guidare un gruppo di sopravvissuti. Sì. E in questo momento si trova come rifugiato politico a Terra, pronto a darti una mano. Lui avrà qualche decina di tuoi sudditi, tipo una tua guardia fedele e così via. Esatto, e lo immagino come un uomo che ti è molto fedele, però è un cacacazzo, cioè nel senso che lui è convinto che tu non debba, immagino un uomo anziano, è convinto che tu non debba andare in prima linea sempre, perché se muori tu morirai il simbolo del regno. Però alla fine ti fa fare, perché tu sei il re. Si mette in contatto con te appena la nave arriva vicino alla costa. Beowulf, vostra grazia, siete voi? Oh, conte, salve! Sono felicissimo di sentirla. Temevo per la sua vita, com'è andata Lissa? Ancora? No, tutto bene, tutto bene. Tutto bene, anzi ho riportato un po' del nostro popolo con noi. Tutto questo è meraviglioso. Mi trovo nella città di Carver, che è la prima, praticamente, sta sorvolando ora, si trova qua. È una città marittima con cui commerciavate molto, la prima città praticamente vicina a Lissa. Mio caro Agil, ho con noi dei bambini, ma anche una flotta mi sta alle nostre calcagna. Non attaccheranno sicuramente Terra, neanche per prendere la sua testa, vostra grazia. Non è quello che mi preoccupa.
e che altro che il mio popolo sia al sicuro. Quindi mi chiedo, se li lascio da te, non è che poi, essendo sul confine di Terra, decidono di attaccarti, vero? Spero di no, mio signore. Farò di tutto per proteggerli, comunque. Mi fido di te, ma la speranza non mi è sufficiente. Chiama a raccolta i nostri alleati e uso il segreto del cielo. Mm-hmm. Cosa vuoi fare? Vorrei, visto che conosco come ribelle il giro di conoscenze, a quanto ho capito, sì, Terra è piena, sì, è piena, o almeno è più facile raggiungerli. Vorrei che qualcuno con alcune neoreonavi si presentassero vicino a questa città-stato. Mm-hmm. Giusto per dire, ok, sei arrivato, puoi tornartene indietro perché siamo tanti quanto te. Ci sta. Non ci provare neanche, perché attaccare un confine e fare quello che devono fare è facile. Ci sta, ci sta. Richiami la famiglia Shadowstrike, che è una famiglia nobile di Terra. Mm-hmm. Tuoi grandi amici, tuoi lontani parenti. 3-4 aeronavi vengono convocate per mettersi sopra Carver. Io ringrazio perché tanto è solo da parcheggiare, poi offro cene e birra per tutti. Lasci i bambini e parti direttamente verso la torre o ti intrattieni qualche ora con il conte Agil? Lui ovviamente vorrebbe fare tutta la pompa magna, vorrebbe fermare te e i tuoi ospiti. Quindi me ne vado subito perché se no so che la fa. Esatto. Li buttiamo dal ma no, ma c'erano i suonatori di tromba, di oboe che stavano aspettando che tu scendessi. Che piacere che mi dà suonare l'oboe per il re. E il mi dice questa cosa e io vado alla trombetta della contenta, ripartiamo. Direi che dobbiamo prima formare il concilio su quello che c'era sulla mia isola, no? Non credo che sia il caso che io vada in concilio comunque. Sei l'unica con le capacità che possa riferire quello che è successo. Io cosa gli racconto? Che c'era il fumo nero e dei portali di casa mia? Sì, ho visto il mio comodino che poi flashava e diventava il mio frigo. Lari, non posso, sono... Lo sai, sono una maga nera, lo sai come il concilio vede i maghi neri. Dovresti intercedere tu per lei. Esatto, io ho l'autorità per intervenire e dire lasciatela parlare. Per farla parlare sì, poi sta a convincerli. No, vabbè, convincerli... Sarebbe veramente necessario dover parlare di come vengono creati gli apparatus in maniera tecnica. Non basta pensare che sono dei bambini che vengono plasmati per essere trasformati in quegli abomini. Dovrebbe bastare quello a convincere il concilio. E tiro un pugno sul tavolo perché l'ho tolto arrabbiato, ma sono il concilio per natura è molto temporeggiatorio, lo sapete. Quindi più andate forte meglio è. Sì. Pensate che sia necessario, verrò anch'io. E parto col turbo con la nave. Perfetto. Vi viene concesso di atterrare in una delle guglie del Gran Concilio, proprio attraccando sulla Grande Torre. Ti viene detto da un mago bianco, proprio in comunicazione radio, il grande mago Baldar, sei pronto ad incontrarla, Re Larin? Ci sarà anche il consiglio? Vuole che lo convochiamo? Dobbiamo riferire. Il consiglio sarà convocato. Comunque per incontrarti, non per incontrarci. Per lui, perché questo è il fratello stupido di Morgar, questo è malvagia. Ma loro sono dietro di me. Neanche lo sanno chi sono io. Loro sono dietro di me, un bel cappuccio, i miei servitori vengono con me. Immagina questo posto pazzesco, tu passi su questa specie di piastrella di alabastro, c'è una sorta di concilio di Star Wars, mm-hmm, con tutti i maghi bianchi che si trovano ognuno sulla sua pedana, con i propri servitori e così via, vengono da tutte le città di Terra. Prima c'era qualcuno di Lissa, ma la maggior parte di quelli di Lissa sono o periti cercando di difenderla o si trovano con il conte Agil. E non lo stanno lasciando perché vogliono proteggere il più possibile le persone di Lissa, diciamo, di Lissa, più che essere qui a presenziare. Adonis non c'erano più, perché Morkar si ci è messo di traverso con i maghi bianchi da un po' di tempo. Il grande mago Baldar è uno con una barba bianca, lunga, una lunga veste bianca, un bastone tipo quello di Morkar, ma con una pietra di un colore completamente diverso. No, non gli sparo. Tipo... scarlatto, accesissimo, strano per un mago bianco. Ti viene incontro su questo ponte di alabastro, mentre tu hai seguito la loro due. Mm-hmm. Re Larin, è un onore averla come ospite. E noi l'onore ci dispiaciamo per ciò che è successo al suo popolo. Sono felice di poterglielo dire di persona. Vi ringrazio.
Vengo giusto appunto a riferire e spero che il consiglio mi possa ascoltare. Venga con me al centro di questa piattaforma, dove ci sono le persone che possono parlare, e lui stesso cammina al tuo fianco in una gammetta che sembra lunghissima, perché è molto più grande di quello che può sembrare, tipo Tantis, è più grande all'interno, e si accompagna a voi. Io, se mi dà luogo per proferir parola, comincio a narrare un po' in pompa magna, perché... Sì. Mi pare dall'Arin, sì. Su quanto è successo, di come abbiamo salvato quei bambini. E dai bambini mi ricollego al fatto che c'era questa fabbrica, uh-huh, che con i bambini produceva gli abomini. No, scusa, non gli abomini, apparatus. Gli apparatus. Apparatus, abomini, siamo lì. Gli apparatus. Però per parlare del processo, che io non ce ne capisco poco, lascio intervenire Eir. Mi presento, uh-huh, sono Eir Sabel, molto piacere. Amorio dei maghi. Io vi prego! Sono una praticante di magia. Persuadili per farla parlare. Nobile, etichetta, un po' di araldica perché faccio valere il mio titolo. Conoscenze di vista comunque mi permettono di capire se ci sono nobili, se posso vedere se c'è qualcuno di loro che possano passare la voce attraverso il consiglio per zittire. Ti dirò che ci sono, sono la parte più bassa e sono soltanto uditori qui. L'unica cosa brutta è che manca la famiglia Shadowstrike, i tuoi amici che sono lì. Non importa, sono fuori loro. Ci sono persone che conosci. E siccome mi fanno anche un po' incazzare che gli parlano sopra, comando. Vabbè. È una CD3. Te la senti o vuoi spenderci qualche cosa sopra? Non posso fare la figura del pollo. Abbiamo anche appena recuperato, quindi... Sì, sì, appunto. Bastano già. Il posto giusto pure. Baldar, alza la mano. So cosa state pensando. Questa donna rappresenta ciò che noi combattiamo. Ma se Re Larin, nostro amico... generazioni, come Lissa era nostra amica da generazioni, vuole che questa donna parli, noi la ascolteremo. E poi ti guarda e ti fa la faccia da Sagman. E allora io vado avanti, faccio un cenno a te per ringraziarti. Penso che più di ogni altro discorso è meglio che parlino le immagini di ciò che abbiamo visto nel corso della nostra irruzione a Lissa. E mi sfioro praticamente la tempia, uh-huh, e chiudo gli occhi e quello che voglio fare è dare a tutti una proiezione di quello che abbiamo visto, del macchinario, del sigillo di sangue, un po' di tutto quello che è successo lì, in modo che possano vedere con i loro occhi. Le persone si disgustano, si indignano. Si profondono in grandi esclamazioni contro Morcar a favore di Lissa. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Sembra proprio una parata di tutti che sono d'accordo attorno a questo disgustoso. Però alla fine, se si zittiscono tutti, aspettano che qualcuno dica qualcosa. E quindi il momento forse di infliggere un colpo a Morcar, di riunire le nostre forze e di evitare che questo riaccada in altre terre. Ma Morcar, urla uno dei nobili dal fondo, è uno della casata Orn, un'importante casata di Terra. Morcar possiede uno dei cristalli. Nessuno dei nostri maghi può far nulla. Persino i maghi del concilio sono impotenti contro i cristalli. Come potremmo andarli contro, Re Larin? C'era un pezzo del cristallo giù nella fabbrica, giusto? Sì, ce l'abbiamo noi. Sì. Però io mi metto verso di te e ti sussurro. Potremmo prendere un cristallo anche noi. Sì, non è che con quello puoi tracciare gli altri pezzi. Potrei. Ok. Con questo cristallo! Sì. E parto un pompa magna che abbiamo recuperato un pezzo. Mm-hmm. Potremmo anche noi creare qualcosa che faccia scudo contro la magia di Marker! Perfetto. Portare i nobili a combattere realmente dalla tua parte è una CD5. Ma
Hai il cristallo, gliel'hai mostrato, hai un pezzo del cristallo, quindi diventa la CD 4. Ok. Se, che chiunque possa aiutare, perché... Se sei d'accordo, sì, nonostante i dadi mi siano avversi, ci proverei io. Perché in questo momento io mi farei avanti. Ah, ho capito. Tolgo il cappuccio, abbasso la maschera, tutti vedono la stessa faccia di Morkar, ah, non consumata dalla magia oscura. Che amici che hai tutti e due? Scegli bene. Per combattere il male. Cioè, il gran bastardo. Aspetterete quindi che Morkar arrivi qui a distruggere anche Terra? Aspetterete che i vostri bambini soffrano come hanno sofferto quelli di Lissa? Aspetterete che la vostra isola si sgretoli come Onis, la mia terra? Io, Steinar Bloodsong, ho giurato di uccidere mio fratello Morkar e sono qui con il re Larin e con la nobile Erin per convincere anche voi a seguirci in questa battaglia, l'ultima vera battaglia per le isole spezzate! Io. E uso segreto del nome. Giusto. Cosa gli dà? Allora, quando pronuncio il mio vero nome, Steinar Bloodsong, e rivelo il mio aspetto, tutti si fermano in soggezione. Ti abbasso la CD a 3. Bene. Allora, io in questo momento ci metto la chiave del rivoluzionario, perché sto parlando chiaramente contro Morkar per convincere tutti ad agire contro le sue armi. Sì, poi ne hai una di base, no? Uno di base. Spaccone, mi sono fatto vanto del fatto che io mi sono messo in mezzo a cercare di fermare, sì, mio fratello. Ho messo in mezzo il sangue dei Bloodsong. Ho messo in mezzo anche il fatto che sono altezzoso, perché sono sicuro che loro verranno convinti dalle nostre parole. E secondo me anche spericolato, perché so che è un'azione che ci porterà a morte certa. Vai. In più metto anche due del punto. Ok, vabbè, mi sembrano sufficienti. Dai, è un 3. Ma sono io. 1-1-1. Farò 3 al massimo. Vedi, questo era un 6. 4. E quello è un 4. Ok, ce ne sono. Ok. 5 successi. Le persone si ammutoliscono, si mettono in silenzio, e poi il primo a parlare è proprio il grande mago bianco Baldr. Persino il fratello del vile Duca Morkar è qui con noi. Se una maga oscura e il fratello di Morkar sono pronti a combattere in nome della nostra terra, in nome di Larin, chi siamo noi per non seguirli? Chi siamo noi per essere vili e mostrarci vili in un momento del genere? I vari nobili alzano le spalle verso il cielo e urlano: siamo pronti a marciare. Ma tu sai che lo saranno soltanto quando vede il cristallo. Ma a quel punto lo saranno per davvero. Molti di loro lasciano rapidamente la sala e si preparano a tornare alla loro città per informare i loro piccoli eserciti che devono alzarsi. I maghi bianchi mormorano. Era la prima volta in 60 anni che sono tutti d'accordo su terra. Ora dovete mostrarvi bene di tutto questo e portarvi davvero il cristallo. E Baldr vi guarda. L'unico cristallo, al di là di quello di Onis, di cui parlano chiaramente le leggende, è il cristallo del santuario di Aemon, ma nessuno sa davvero dove si trovi. Forse da qualche parte a Genelos. Tramite il pezzo di cristallo che abbiamo rinvenuto a Lissa, potrei cercarlo. Una bussola! Vi è un luogo di potere qui nei pressi della torre? Vi è. Proprio in cima a questo palantir lo troverai. Scusate. Tutto bene? Sì, è molto. Vedi l'antenna parafulmini? Dobbiamo aspettare solo te lo farate. Si può fare! E allora ho bisogno di servirmene. Normalmente l'accesso da chiunque non sia un mago bianco, ma io vi guiderò in questo posto. Vi ringraziamo. Vi porta all'interno di questa sorta di santuario dedicato a questo guerriero coraggioso, potente, prestante, ma senza il volto. Il volto è completamente cancellato dal tempo. E senza volto. È uno dei quattro a cui... i quattro eroi che secondo me hanno sconfitto il male nel passato, salvando le isole spezzate. Lì sotto c'è un altare, e questo altare è tondo, con al centro un incavo in cui probabilmente un tempo veniva contro da un cristallo.
Secondo le leggende, il cristallo del santuario di Aemon un tempo stava qui. Ma in un periodo di corruzione, mai secoli fa, se n'è andato. Si è spostato in un luogo in cui mani malvagie non avrebbero mai potuto toccare. Forse ora voi sareste in grado di localizzarlo. Anche se la tua affiliazione alla magia oscura potrebbe portarti problemi. Io ho vissuto abbastanza per sapere che la magia è solo uno strumento. Ma è vero che la tua magia è negativa e il cristallo è puro potere positivo. E il cristallo capirà nel suo immenso potere che io voglio solo trovarlo e servirmene per l'equilibrio. Il mago fa alcuni passi indietro, si mette così e attende. Ok, allora io mi metto lì al centro dove c'è l'altare e prendo il pezzo di cristallo che ho trovato e lo metto nell'incavo. Uh-huh. E inizio a salmodiare parole in una lingua molto antica. E a un certo punto sembra che non sia solo io a parlare, ma da ogni angolo si sentono sussurri che ripetono quello che dico io. E gli occhi mi diventano tutti neri. Tutti quattro. Riuscire a localizzare il santuario di Aemon. Conoscenza, allora, uno di base, uno di conoscenza occulta, uno di storia occulta, uno di misteri, uno di folklore, uno di sacre rune e uno di canto dei quattro eroi. Ce la potrei fare. Ce la potrò fare. Io comunque ti aiuto perché nel rituale io non so se queste creature riescono a sentirmi che sta evocando, però so che è una maga del sangue, incido la mia mano con un pugnale e gli offro il sangue degli Arknel. Perfetto. Per dar manforte e suggellare un patto di se lei non farà quello che dice, poi ci penso io. Perfetto. E il sangue dei Bloodsong. Cioè, beh. Proprio, Oh, shakalaka! 1, 2, 3, 4, 5. Tutti successi, 6, 7, 8, 9. E lì! Era già qui! Immagino tipo, devi continuare fino a piazza Stalingrado. Alla ragazzi, impegna la rotonda, la seconda uscita. Era sotto la palandrana del tipo. Appare di fronte ai vostri occhi un'isola. Un'isola che però fluttua in cielo, sopra terra. Quindi è vero, il cristallo è qui, proprio qui, ma lì, sopra. Qui lì. Dovete salire dove nessun altro è mai andato. Dovete andare così in alto che è sopra le nuvole. Questa è una sfida per la Beowulf, no? Ma vedi qualcosa in più, vedi un'ombra nera su quest'isola. Un'enorme nave, la più grande che si sia mai vista. Anche il Duca Morcar ha un pezzo del cristallo. E anche il Duca Morcar ha l'aiuto di una maga nera. Allora mentre sono ancora in trance mi alzo lo sguardo verso l'alto e dico: Steinar, tuo fratello è qui, è sull'Alexandria, vuole prendere il cristallo. E poi crollo a sorreggo prima che caschi a terra e penso che corre della nave. Baldur vi guarda. Farò fretta a tutti, manderò i miei maghi in ogni angolo di Terra. Quando tornerete, Terra combatterà al tuo fianco, Re Larin. Sarà il caso. Non voglio aver sprecato quelle parole nel concilio. Smargiasso vicino, me ne vado. Perfetto. Vi dirò che serviranno tipo 2-3 ore per scendere. Potrei farvi un altro giro di flashback se volete. Ok. I dadi bonus non sono mai abbastanza. No, infatti. Di base, anche se il gioco non lega le parti, cioè non spiega esattamente quando comincia una parte d'azione e quando finisce, secondo me dopo che si fa una grande cosa ci sta a buttare il flashback per potersi recuperare. Beh sì, ci sta comunque. Avete convinto l'isola di Terra a marciare per voi, una cosa impossibile che non era mai successa per una parte d'azione. Ho dichiarato che da 60 anni non succedeva. Ma in tutte le partite che ho visto di Tales nessuno è mai riuscito ad allearsi con te. Io! Perché o non ci pensavano... O si andava totalmente da un'altra parte. Sì, la prima volta. La cosa bella è che l'abbiamo girato almeno una decina di volte. Perché più che altro è nessuno riesce mai a convincerli da 60 anni. No, allora non ci riuscirò io. E invece
E invece sì. Gli smargiassi. Assolutamente. Beh, io farei un flashback. Vai, con chi? Farei un flashback con mio fratello Mork. Quando? Quando lui ha trovato il suo pezzo di cristallo, mm-hmm, che adesso sta usando, e che è poi quello che l'ha messo sulla strada in discesa su cui si trova in questo momento. Secondo me di solito stava già sgretolando, perché aveva scavato troppo in profondità ed era preoccupato per quello che sta succedendo, quando nelle neandri di Onis è riuscito a trovare un cristallo nero, l'unico cristallo nero. È un bardo che li ha. E io... lo trovi, ancora siete uguali in questo momento. Infatti io ero sceso insieme a lui, anche perché io ero il fratello gemello, ma quello nato 12 secondi dopo. Esatto. No, quello nato 12 prima. Secondi prima, quindi avevo un senso di protezione verso mio fratello, sì, minore. Sì. E lo seguivo ovunque per evitare che gli succedesse qualche cosa di brutto, anche perché io mi ero addestrato e mi ero ormai forgiato con la gilda degli assassini ad affrontare qualsiasi cosa, mentre lui è sempre stato quello più creativo, più idealista da un certo punto di vista e poco attento al pericolo che aveva vicino. Immagino, quindi, che ci sia questo cristallo semiconficcato alla roccia, un sacco di impalcature intorno, mosse dai primi apparatus, che erano tipo i suoi più fedeli, che erano stati convertiti, ma volontari. Immagino che tremi la terra, lui ti guarda, si lancia contro il cristallo, le rocce che stanno cadendo si fermano a mezz'aria così. Morkar, hai visto? Cosa è quello? Tu lo riconosci? È uno dei quattro. Io non credo che sia uno di quei cristalli, Morkar. Le leggende parlano... Le rocce bloccate a metà, gli apparati sbloccare solo voi due che continuate a parlare. Le leggende parlano di cristalli di luce. Questo è completamente nero. Strano, molto strano, ma quello che io credo è che questo sia il cristallo con il quale è stato trafitto il cuore del dio Rudra, il feroce dio del caos che è stato abbattuto dagli eroi, quello che è stato intriso dal potere. Non credo che sia il caso di portarlo fuori da questa caverna, o di toccarlo, se è questo il punto. Guarda, guarda, metto una mano sul cristallo. Ti mostra che l'isola di Onis, proprio la mostra di fronte agli occhi, smette di tremare completamente e inizia lentissimamente a ricomporsi. Guarda cosa possiamo fare. Ma che cosa sta pagando il prezzo per Onis? Stiamo utilizzando l'energia di Rudra, secondo me. E pensi che questo non tornerà indietro come un boomerang? Basta saperla controllare. E chi se non i Blossom potrebbe riuscirci? Nessuno può controllare il caos. Fa un sorriso. Quel sorriso lì non è la prima volta che gliel'hai visto. Ma poi non se l'è più tolto dalla faccia. E direi che... puoi recuperare il tuo pool. Tu? Io vorrei avere un flashback con... Puoi chiedergli anche con gli altri. Conte Agile, però. Perfetto. Col Conte Agile di quando siamo fuggiti dall'Issa. Perfetto. Secondo me il Conte si è precipitato da te ed ha un volto molto, molto cupo. È un uomo di circa 50 anni, ancora in forma, con la pelatona, però un pizzetto da butta fuori, vestito con... abiti molto fluff, molto... molto morbidi. Molto morbidi. Mi sono precipitato qui con la mia aeronave il prima possibile, mio signore. La punta sotto dell'isola è caduta, mio figlio non è riuscito a difenderla e io non sono riuscito ad arrivare in tempo per aiutarlo. È salvo? No, mio signore. Mi spiace. Ha permesso alla maggior parte degli abitanti di mettersi in salvo sulle nostre aeronavi. Che notizie da terra. Abbiamo chiesto aiuto, ma tolti gli Shadow Strike, nessuno ci sta preparando a muoversi. Dobbiamo evacuare, mio re. Sì. No, non voglio. Ma non c'è altro modo per salvare il popolo in questo momento. Quante navi disponiamo? Combattere vuol dire che bombarderebbero l'isola. E bombardare l'isola metterebbe in pericolo migliaia di vite. Abbiamo 30 navi pronte a partire. Solo 4 di queste sono pronte al combattimento, però.
No, smontate le armi. Potrebbero occupare posto per alcune persone che possiamo salvare. Le verremo a riprendere. Lui ci pensa per alcuni secondi, poi ti guarda. Credo che lei abbia scelto la decisione migliore. Non esiste un re senza il suo popolo. Smontate le vostre armi, i vostri cannoni e le vostre speranze di allontanarvi e tornare poi alla carica per caricare più persone. E quel giorno quasi un migliaio di abitanti Lissa, della tua capitale, vengono salvati poche ore prima dell'arrivo della gigantesca aeronave Alexandria sulla tua capitale. Sei l'ultimo a partire, secondo me. Con Aghir no, che ti guarda. Assolutamente l'ultimo a partire. Con Aghir che ti guarda. Vostra grazia, è troppo tardi, dobbiamo andare. Non ancora. Vostra grazia, vi prego. Senza di voi tutto sarà pronto. Avviate i motori, vi raggiungo. E io faccio una cosa. Mm-hmm. Prendo un fucile di precisione, mm-hmm, che avevo, per rigargli la nave. Fatto. E sei poi me ne vado. Uomo. E ti dirò che però la nave era... Giusto già... per capire che la nave può essere rigata, può essere distrutta. Ti dirò che la nave aveva già tipo una prua un po' fumante. E capisci che è stato il filo di Aghir probabilmente riuscire a scalfirlo per primo, però venendolo distrutto. La prossima volta lo distruggerete invece. Il proiettile non sarà solo una rigatura. E dirò che poi recuperate il tuo pull. E tu? Io voglio una scena con Alwyn. Perfetto. Quando? Ora. Uh-huh. Ora. Ah, quindi mentre lui sta guidando e sta prendendo. Mentre ascendiamo, esatto. Quando? Ora. Quando? Ora. Presto sarà adesso. Adesso. Posso parlare con te? Certo. Devo dirti una cosa molto importante. E non so nemmeno bene come prendere il discorso. Sono incinta. Ma non è mio. L'Arin è incinto. È tuo. Maghi. Riguarda tua sorella. Sì. Riguarda mia sorella. Io mi chiedevo, tu saresti capace di perdonare Morgar anche dopo tutto quello che ha fatto? Gli ha dato una possibilità ieri. Ieri era l'altro giorno. Ma non è servita a niente. E se scoprissi che in realtà la sua mente è stata fuorviata? L'avevo avvisato che sarebbe stato pericoloso fare quello che stava facendo. E ha scelto lo stesso di farlo. Quindi secondo te, se io scoprissi che mia sorella non è stata fuorviata, ma che si è fatta mangiare dal cristallo e dalla volontà di Morgar, allora non dovrei perdonarla? La sua volontà è stata debole. E un mago senza la propria volontà è solo un pericolo. Anche un uomo senza la propria volontà è un pericolo. Come ti sentiresti uccidere tuo fratello? Triste, ma lo farò. Se dovesse arrivare il momento, girati dall'altra parte e farò lo stesso per tua sorella. Sei sempre così sicuro di te? Non hai nemmeno un dubbio mai. Non ho tempo di avere dubbi in questo caso. No, non ti posso permettere di fare la stessa cosa con mia sorella. È una cosa che devo risolvere io. Non sono riuscita a fermarla. E devo chiudere questa storia. Ti metto una mano sulla spalla e ti dico, non devi però essere da sola nel farlo. Grazie per tutto, per avervi dato questa possibilità di essere qui con voi. Per quello devi ringraziare Lari. Non ringrazierò mai abbastanza Lari. In quel momento la nave spunta al di là delle nuvole e la vedo. È una sorta di montagna volante rovesciata al contrario, quasi un inferno dantesco. E sulla cima vedete qualcosa che luccica tantissimo, un tempio di marmo e alabastro. Se non fosse che c'è una lunga ombra, la Alexandria è proprio sopra il tempio. Ed è una nave gigantesca, 100 volte la Beowulf.
molto più lenta, con cannoni in grado di sgretolare un'isola. Non ha bisogno neanche di flotte di supporto, è lei da sola, questa specie di gigantesca portaerei, e voi siete sotto, pronti ad avvicinarvi al tempio. Ma qual è il modo migliore? In che modo volete farlo? Allora, una nave così grande sicuramente non riesce a vedere tutto in tutte le direzioni. Esattamente. Voi siete sotto, quindi in questo momento non mi può vedere. Esatto. Se l'isola è volante e la nave è volante, la nave se è così grossa non può arrivare da sotto l'isola, sì, ma deve fare una traiettoria obliqua, sì, esatto, per mettersi in parallelo all'isola. Sfruttando questo suo punto cieco, noi passiamo dall'altra parte, così abbiamo un campo di visuale su quello che vogliono fare. Quindi ti dirò che tu vuoi agire dall'altra parte, stando il più possibile rasente alla roccia, sotto, in modo da non poter fare vedere. Io vado nel loro obliquo. È sicuramente una manovra spericolata, perché alcuni pezzi della... l'isola sembra che si stiano sgretolando a una velocità abbastanza allarmante, quindi forse è già lì il maledetto. Quindi devo fare una prova di pilota. Beh, direi di sì. Audace. Sì, ti dico la CD è 3. Ci sono pezzi dell'isola che stanno cadendo, mi hai detto, quindi sì, devo fare anche dell'evasione. Un po' di zigzag. E navigare in una parte di isola al contrario che si sta completamente cambiando. Sì. Con la Beowulf in più, io comunque mi metto al cannoncino a sparare molto velocemente ai pezzi che rischiano di arrivarci addosso. Vai. 3. Vedi che ho fatto bene a darti una mano. La nave si inclina a un certo punto, vedi questo grosso sperone di roccia e si boom, disintegrato in mille pezzi. E vicare intorno il cannoncino, immagino che sia tipo alchemico, quindi non fa uno scoppio, sarà anche abbastanza silenzioso. E riuscite a portarvi su una specie di terrazzamento sotto il tempio. Se vai più in alto ti vedono, però qui potreste provare a scendere e poi arrampicarvi per una trentina di metri ed essere dietro il tempio. Per facilitarci la cosa, io metterei l'ancora dentro il cannoncino e la spariamo a modo di lampino. Fatto! Tu, attaccate lì. Così abbiamo una corda per risalire. Eh sì, ho. Oh. Bene, ragazzi. Il tempio è enorme, è grandioso ed è un posto assurdo. Nel senso che anche questo, come la fabbrica Trissa, sembra essere sorto dentro il terreno. Anche questo non sembra avere un ingresso, ma sembra che ci siano forti campi magici su alcune delle mura. Ormai conoscete il copione, no? Vi avvicinate dritto verso una di queste mura. Se non fosse che tu senti un forte potere magico affine al tuo eone nei dintorni. Riesco a capire bene dove? Fuori dal tempio, qua vicino, solo che non riesci a vederlo. Eppure è brullo, ci sono pochi alberi e questo grande parete d'alabastro. Voglio localizzarlo. Utilizzerò per farlo una magia molto più potente della mia e della sua, quella del pezzo di cristallo. Ah, beh, sembra giusto. Direi uno di base, uno di strega, uno di lanciare incantesimi. Anzi no, questa è conoscenza occulta forse. Uno di base, uno di conoscenza occulta, uno di sacre rune, uno di canto dei quattro eroi e uno di misteri. Ti do una CD 3. CD 3. Mi spendo un punto. No, anzi due, è una cosa importante per me. 3. Ok. A posto. E il rappare? Appare lì, proprio era a una ventina di metri da voi, con una dozzina di apparatus pronta a tendere un'imboscata, nello stile Giudelia che degli assassini. Aveva utilizzato la magia per muovere le ombre e la luce intorno a sé ed era lì, ma voi non potevate vederlo. Sorella, e ti viene incontro. Anche lei non è stata corrotta in maniera brutale come Morcar, ma i suoi occhi sono di un profondo nero, come quelli di Morcar, completamente diversi da come erano prima. Perché? Lascia che ti spieghi. Non avrei voluto fare del male né a te, né i tuoi compagni. Tu devi essere il re Larinacna. Parla in fretta. Sono Eona, la maga di Morg. Immagino tu
sia arrabbiato per ciò che hai visto sull'isso. So che sarei entrati nella fabbrica e l'avrei salutato. Stringo le pistole, parla ancora più in fretta. Io ho la mano sulla balestra. Noi diamo... Sembra che stiamo facendo del male a questo mondo, ma tutto questo ha un senso. Tutto questo perché questo mondo è un inganno, non è reale. Che cosa stai dicendo, Leona? Tu stai sragionando. Mi permetterete di mostrarvi? Farvi vedere? No. Aspetta. Mi hai mostrato tutto quando trasformavi dei bambini in macchine. Quei bambini. Degli innocenti bambini! Quei bambini vivono. Ehi, non lasciarti il corpo. Cosa pensi di avere capito? Ho visto moltissime persone innocenti soffrire. Secondo te quei bambini sì, vivono, possono vivere anche per centinaia di anni adesso. E quindi vivono nella sofferenza e nel dolore. No, no, loro vivono dentro il cristallo. Schiocca le dita. Vi trovate in un luogo. Immaginate come se il mondo per un attimo si fosse capovolto, effetto sotto sopra di Stranger Things, e per poi tornare a se stesso. È lo stesso mondo di ora, ma più scuro, a tinte scure, come se il sole fosse nero e illuminasse di una luce che non può esistere. E anche il tempio è ancora qui, e dall'alto è tutto terso, e vedete a centinaia di chilometri di distanza, qui sopra la terra, al centro, e vedete Lissa, vedete Onis, e le isole ci sono. Più scure anche queste, e ci sono le città, pure queste scure, e non potete vedere se ci sono gli abitanti, ma siete sicuri che ci siano. Questo è ciò che c'è nel cuore del dio Rudra. Le persone morte vivono qui. Il tuo regno, le persone che ti sono care, i tuoi genitori, il figlio del conte Agi, loro vivono qui e vivranno qui per sempre. Il mondo di sopra si sgretola, ma questo vivrà per sempre. Esatto, io... ne ho abbastanza di queste stronzate. La fulmino! No, dico... basta, basta! E poi praticamente alzo le braccia e cerco di infrangere questa sequela di idiozie. Vuoi spezzare l'illusione? Sì, voglio spezzare. Spezzare l'illusione è una CD4, finché non la spezzate resta bene il mondo sotto sopra. Ok. Strega. Uno di... basta, uno di strega, uno di lanciare incantesimi, uno di stregare. Uno di sesto senso, uno di tenere duro e uno di sangue antico. Perché? Beh, è una bella CD4, tu hai tanti dadi, se potete aiutare fate. Sì, sì, io lo aiuto, sparo sulla sorella. Ci sta, un dado. Io invece ti sussurro all'orecchio, ricordati. La gambizzo, no. Sì, sì. Però non l'ho ucciso. La gambizzo. Ricordati che quando qualcuno non vuole farti vedere qualcosa, ti distrae facendoti vedere qualcos'altro ancora. Perché ho prestigiatore, e quindi... E ci sta, e ci sta, ragazzi. Vai, Shadow Moon, tira. Anche io prestigiatore, ora cammini, ora non cammini più. Questa è la magia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma tra le altre cose io vorrei dire che se questa non fosse una one shot, starei facendo schifo. Mm-hmm. Quindi... è perché in una one shot di solito tiri i dadi alti. A me succede questo. Ah, per schifo nelle partite lunghe. Allora, ti dirò che lei infrange la magia e una cade in ginocchio colpita una gamba. Si apre il sangue e in quel momento... perché non avete voluto vedere? E gli apparatus si lanciano contro di voi in massa. E io mi butto davanti a tutti per evitare che... le due persone che in realtà potrebbero effettivamente poi salvare il mondo vengano ferite, uno perché sa usare il cristallo, l'altro perché è il re e quindi portare... affronti gli apparatus da solo? Sì, mi butto ad affrontare gli apparatus da solo tirandomi sulla maschera mentre lo faccio perché è più fico farlo e sfodero tutte le armi che ho nascoste addosso, spade, pugnali, la balestra, l'altra balestra, inizio a sparare. Io vi chiedo una cosa, ragazzi, vi dico che per lui è una cosa difficilissima. Aiutandolo potrebbe farcela. No, io aiuto. Ma ovviamente, se lo aiutate, è una sita che trasporta via. Ah, la troietta! No, sparo la troietta. Lasciatemi fare! Sì, sì, fai, io sparo. Quindi, lei. Tu vai per fermare Ona, tu. Tu lo sai più di me. Io lo aiuto. Di lui? Chi aiuti? No, aiuto lui. Perfetto.
ignori la tua sorella in questo momento. E allora, prima ti dico che la tua CD4 è una bella CD, la tua CD5 è una bella CD4. Okay. Perché non sei più solo, sei in due a combattere corpo a corpo con questi cosi. Io ho il dado base, la chiave dell'amore perché lei mi sta aiutando e quando faccio qualche cosa insieme a lei ho un dado in più. Sì. Posso attivare due chiavi insieme? Credo sì. Non puoi chiamarti due string di abilità insieme, no, okay. Sì. Quindi è anche contro le armate di Morka. Sì. In più io uso spaccone perché ho un sacco di armi nascoste. No, armi nascoste sotto scommettitore, però sono spericolato e mi sto buttando proprio nella mischia, ignaro del pericolo. E basta. È un dado mio. È un dado tuo? Sì, di lanciare incantesimi perché ti sto aiutando con la magia. Perfetto, e più ne uso anche uno mio. Che non vorrei morire proprio adesso. Vai. Parrebbe brutto. 1, 2, 3. Morirò lo stesso. Dai. Dai però. 1, 2, 3, 4. Cadono uno dopo l'altro. Lei con la sua magia riesce a farti la scudo in maniera incredibile. Posso aggiungere un'altra chiave retroattivamente perché mi sono buttato in maniera appassionata? Lo dico prima. Ma non basta perché ne arrivano altri. Dall'alto, dall'Alexandra, ora che Ona ha lanciato qualche magia per modificare la tua posizione, si buttano altri apparatus e continuano a circondarvi in uno scontro che sembra letteralmente infinito. E ti do la mia attack preferita. Sei di nuovo intrappolato, circondato da una montagna di nemici, mentre voi siete separati. Tu invece sei su Eona, che sta per teletrasportarti. Vuoi impedire il suo teletrasporto, immagino. Non solo. Mi alzerà la CD, ma no. Allora, non solo non voglio che si teletrasporti, ma voglio che non usi neanche più la magia. Quindi so che hanno componenti somatiche le magie. Sì, per se colpire tipo il suo sacchetto o una cosa così. No, prima gli colpisco la spalla, sì. Solo con la seconda pistola gli colpisco l'altra mano. Ci sta. Con l'altro colpo gli faccio fuori, quindi la comincio a quasi a torturare perché mi faccio prendere dalla chiave del disonore. Sì. Perché lei è una delle strumenti che Morka ha usato per... Uno di quelli che ha disegnato la caduta della tua isola, sì, sì. E quindi se la faccio ritornare a lei per me sarebbe un ulteriore disonore, se la tengo qua... Non la uccido, mi vendico su di lei, la faccio soffrire, ma non la uccido per rispetto. E do una CD4. E inoltre uso la chiave dell'eroe, perché la faccio soffrire anche se è sua sorella, ma non me ne frega niente, perché... È la cosa giusta da fare, dici, vai. Quindi, pistole, estrazione rapida, due mani, esibirsi, no, qua sono troppo incazzato, duellante, chiave del disonore, chiave dell'eroe... Quanto avete detto di difficoltà? 4. Ok, sì, dovrebbe bastare. Ovviamente loro non ti possono aiutare perché sono già... No, sono già segnati il prove. 1, 2, 3. Un attimo prima che riesca a teletrasportarsi, le colpisci prima in una spalla e poi nella mano, facendo cadere il sacchetto, e lei cade in ginocchio. Ma vedi che intorno a te, anche se lei ormai è disarmata, incapace di combattere, Eir sta sfoderando tutti i suoi poteri. Lui è stato circondato da una massa di apparatus che sembra che lo vogliono prendere e lo vogliono portare via. Lui. Se non lo salvate sto round, se lo posso fare una cosa? Sì. Io sono separata. Sì. Ok. Utilizzo il segreto delle tenebre. Praticamente scosto il velo, scompaio nell'oscurità e ricompaio accanto a lui. Ah! Dopodiché mi preparo a lanciare un incantesimo molto potente. Quindi fai un incantesimo ad area pazzesco, che cos'è? Allora, io immaginavo una sorta di scudo di fiamme che falcia tutti quelli che sono attorno a noi. Bello! Bello! Firaga! No, claro. Ah. E quindi uno di base, uno di chiave del destino, perché mi sto comportando da eroina. Sì, certo, potevi benissimo lasciarlo morire. Esatto. Uno di strega, uno di lanciare incantesimi, uno di elementalista,
uno di tenere duro, uno di sangue antico, e utilizzo due dadi del mio pool. Burn. Dai, vai, vediamo che combi. Un certo cosmo. Uno, due, tre, quattro, quattro. Uno, due, tre, quattro, sì. Wow, una fiammata tanta e tale da fondere la maggior parte di questi, che bruciano dall'interno e gridano prima di cadere. E poi il silenzio, perché Eona singhiozza non tanto per le ferite, ma per qualcos'altro, sembra proprio spezzata dal dolore. E tutti gli apparati si sono fermati. Nel frattempo dall'interno del tempio dei rumori, forse Morca era dentro. Corre. Dove dentro il tempio? Io ti faccio, rilascio tua sorella a te, ma io vado. Io vado subito verso Eona. Lei ti guarda. Vero, dentro Rudra c'è l'eternità. E l'ho visto, perché non lo vedete? Perché non vuoi venire con me? Io voglio stare con te, tu sei mia sorella e ti voglio bene più di ogni altra cosa al mondo. Ma hai sbagliato. Questo mondo sta finendo. La salvezza è soltanto nel cuore del dio del caos. Questo mondo sta finendo perché voi avete deciso di farlo finire. Morca ha soltanto affrettato l'inevitabile. L'isola di Onis stava già sgretolando. E sarebbe successo a tutte le altre isole. Noi lo stiamo salvando il mondo. Io mi ricordo quello che mi ha detto lui. La abbraccio forte. Con il cuore a pezzi, praticamente ho un coltello sotto la manica. E lo uccido. Nel momento in cui la colpisci vicino al cuore, ti guarda, mi fermo per sempre nel cuore di Rudra, ti stringe ancora prima di morire tra le tue braccia. La stringo forte e piango tutte le mie lacrime. Tu che fai? Le metto una mano sulla spalla e le dico: dobbiamo andare. Tu sei dentro e vedi un'altra delle forme di Morca. Questo è il Nautilus, il suo personale mezzo da battaglia. Immaginati un Mazinga di 3 metri per 3, con le forme di stilizzate di Morca, colore oro e avorio, con in mano un grande cristallo bianco. Lo ha recuperato da questo tempio che sta iniziando lentamente a sgretolarsi e si volta verso di te con gli occhi neri come l'ossidiana. È robotico? È robotico, robotico. È come un gigantesco apparatus. Allora. Arin Arknell. Porcar! Finiamola con questa storia. Sei un degno opponente. Vuoi morire in questo luogo? Purché salvi mio popolo sia. Poggio il cristallo e allora accetto la sfida a duello. Mi sembra proprio darmi pari. I missili tipo. E tu sei un uomo armato di cristallo, invece lui. Sei pronto? Sì. Allora, ci sono pure CD del combattimento con Morcar. Evitare i suoi attacchi fisici 4 e colpirlo è 5. Ok. Allora, lui ha dei missili, sì, sulle spalle. Sì. Io immagino cominciare a pensare, ok, lo colpisco sulle giunture, poi guardo che ho dei proiettilini, mi serve qualcosa di più, ma non ce l'ho, e vedo i missili. Quindi uso la chiave di ciò che poteva essere, scarto tutti i piani idioti e penso ai missili. Se sparo sui missili, scoppiano, e scoppiano sulle sue spalle del robot. Sì. E lo farò di tutto per farlo, perché chiave del disonore, preferisco morire piuttosto che far vincere Morcar, e offro la mia vita in sacrificio. Sei pronto a morire? E sono pronto a morire, chiave dell'eroe. Io qua le gioco tutto. Una CD5, fammi sognare. Pistolero, pistole, estrazione rapida, spara i due missili contemporaneamente con le due pistole, mi esibisco, Morcar, sono più grosso di te, duellante, e le tre chiavi. Vai! È una CD5, mi resta 3 di pull. E li spariamo tutti. Sì. Bene. Secondo me, io ti ho anche già parlato in passato
di questo Mac. Apparatus che lui si era già costruito, e ci metto in mezzo il sangue di Bloodsong perché ti ho raccontato di Morgan. Non sono qua a dirtelo adesso, ma te l'ho raccontato in passato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Inizia a sciogliersi subito prima di poterti attaccare, perché scopri che quelle bombe spargevano acido. Come non riesco a La chiave dell'ignoranza! E nel momento in cui inizia a sciogliersi, tutto ciò non vale, non è leale. Si lancia verso il cristallo, ma si sta rompendo. Che fai? Il braccio ora, se si sta fondendo l'armatura, gli ingranaggi sono belli visibili. Sì. Io, siccome so riparare la mia nave, so quali sono gli ingranaggi motori. Vai, sparo, sì, agli ingranaggi motori. È una CD3, rompilo. Ok, è stesso pool, ti direi, meno 3 di prima. Sì, quindi 8 dadi. 8? Non mi ricordo se erano 8. Guarda. Le chiavi usavo anche. No, le chiavi una volta. Ok, le chiavi una volta, va bene. Una volta per scena? Verdi sì, a meno che non siano particolari, tipo la sua ogni volta che si oppone a Morkar e così via. Però si sta mettendo in pericolo a causa della chiave, quindi sì. Ok, no, la puoi usare, sì, sì. Allora, aspetta, ricalcolo il pull perché non mi ricordo più. Pistola, ero pistole. Estrazione rapida, no, per ormai l'ho tirata fuori. Due pistole, duellante, esibirsi e le tre chiavi. Vai. 4? Vai. 1, 2, 3. No! 3. Perfetto. Lo colpisci in pieno e lui esplode in una fiammata, ma continua a camminare malgrado tutto e ti rendi conto che lui non è qua dentro. Anche questa volta lo sta guidando da fuori. Afferra il cristallo con una mano e si prepara a trasportarsi via. Qual è il momento in cui entrano anche loro? Vedete Morkar, o meglio il suo Nautilus, gravemente in fiamme, con tutto il tempio che sta crollando intorno, ma in mano la chiave della sua vittoria. Che cosa fate, signori? Io mi giro verso Eir e le dico: trovami quando sarà il momento, e scompaio nel nulla usando il segreto del sentiero nascosto. Sì. Cercare di pedinarmi e di trovarmi è impossibile. E non sanno nemmeno loro dove sono finiti. Sì, perfetto. Perché sono sulla Paradus. Ah, cosa fai? Mi aggrappo e aspetto di essere, che si teletrasporti per arrivare da Morkar. Grande! Lo lasciano andare? Mi fido, sì. Io il reroll lo devo giocare subito. Cosa? Segreto del pistolero, una volta per sessione puoi rerollare un fallimento quando spari. Dovevi giocarlo subito. Sì, lo dovevi letto dopo. Mannaggia. E allora, la Paradus si teletrasporta di fronte a voi. No! No, si lo grido davvero. Vedi che si sta disperando. No, no. Come Alwin, no? Alwin c'è dietro, lo troverà. Fidati. Come torna? Dove lo torna? Lo localizziamo, quando rispunterà. Ovunque si troverà, lo saprò trovare. Andiamo alla nave? Sì. Ok. Questo posto si sta sgretolando. Dobbiamo trovare il cristallo perché mia sorella dice che hanno solamente affrettato l'inevitabile. Il mondo sta finendo. Vabbè, andiamo alla nave. È l'unico modo che abbiamo per risolvere la situazione. Poi ci pensiamo dopo. Prima pensiamo alla nave e a recuperare il cristallo. Vincitare la nave. Vedete che l'Alexandria si sta sganciando, si sta allontanando. Quindi vi dirò che la strada di fronte a voi prende varie scelte. Riesce a localizzare subito il cristallo, appena sei la nave, dentro Alexandria. Quindi dobbiamo seguire l'Alexandria. Da soli o volete radunare un'armata? Intanto da soli. Il problema è che non avete il cristallo. Da soli. No, più che altro che con l'armata, quanta gente muore per recuperare un cristallo. No, no, so io come fare. Reggiti forte. Mi leggo. C'è uno speronamento qui. Ci facciamo un giro di scena di flashback? Va bene. Allora, chi vuole cominciare? Inizierò io. Con un'altra scena di flashback su Morkar. Un po' di tempo dopo che abbiamo trovato il cristallo, io non sono riuscito a fermarlo e lui mi ha mano a mano sempre più messo da parte. Ogni volta che io mostravo a qualcuno che fossero i nostri
parenti più vicini, i nostri sottoposti, qualcun altro del ducato, che mio fratello non era in grado di governare il potere del cristallo. Ha mandato anche una missiva al concilio dei maghi bianchi di Tera, che è stata ovviamente cestinata subito perché era l'ultimo dei poveretti. Il giorno in cui lui ha deciso di bandirmi da Onis, io ero prima andato da lui nelle sue stanze per cercare un'ultima volta di dirgli di abbandonare la sua strada, e l'ho fatto portandomi dietro è un pezzetto del... Praticamente quando eravamo bambini avevamo una specie di ciondolo. Di quelli che si spezzano. Di quelli che si spezzano e si possono rimontare insieme. E gli sto portando la mia parte di ciondolo. E gli dico: Markar, ti ricordi questo? Certo, me lo ricordo. I suoi occhi sono già neri ormai e inizia a essere un po' smunto. Questo era il simbolo che univa i nostri due cuori in una cosa sola. Ma il tuo sta andando in una direzione in cui non lo posso seguire. Torna indietro. Siamo ancora in tempo a riparare i danni che abbiamo fatto. Metto una mano sulla tua. Ammetto che ho avuto paura a volte. Ammetto che ci sono stati momenti quando utilizzavo il potere del cristallo che ho pensato che stessi facendo più male che bene. Ma ora la nuova maga nera Eona mi ha aperto la mente. Credimi, se soltanto smettessi di essere uno scettico, se credessi un po' in me, cresce un po' in Rudra. Come posso credere in ciò che ha quasi distrutto questo mondo? Il caos è cambiamento. Gli eroi non avevano capito. Il caos non è cambiamento. Il caos è distruzione. Il caos è quello che ti sta facendo perdere il senno. Morkar, noi non possiamo continuare su questa strada. Quello che pensi di fare non è ciò che succederà alla fine. Ho già visto nei racconti succedere queste cose. Tutti quelli che pensano di essere i salvatori del mondo alla fine lo distruggono per sbaglio. Scrollo la scuola della testa. Perché non mi vuoi ascoltare? Io non ti posso ascoltare. Perché non ti ho cambiato il cristallo? Non voglio prenderti e obbligarti a farlo. Voglio che tu lo faccia al mio fianco. Io vorrei che tu riuscissi a vedere le cose dal mio punto di vista. In questo momento però sto tirando fuori un coltello. Perché ho già deciso che mio fratello non può essere lasciato libero di fare quello che sta facendo. Colpiresti davvero il sangue del tuo sangue? Tu non sei più il sangue del mio sangue. Questo ciondolo per te non ha più nessun valore. E ti dà le spalle. E a quel punto io mi getto per pugnalarlo. Esplode una nube di vestiti. E poi senti un urlo che proviene da un'altra stanza. Mi hai tradito! E inizia a correre. E salto fuori dalla finestra sfondando il vetro. E ti puoi recuperare nella notte. Chi di voi? Vado io? Dai. Allora, io vorrei avere un flashback con sempre il conte. Va bene, quando? Quando siamo arrivati a Tera. Sì. Dagli Carver. Dagli Shadowstrike. Per chiedere asilo a loro. Perfetto. Soprattutto con il capo della famiglia di Shadowstrike. Perfetto. Il capo della famiglia di Shadowstrike si chiama Larin, anche lui. Siete procugini di terzo grado, praticamente. Non ti somiglia proprio. Ma siamo legati da altro. Mio padre ha salvato il suo. Perfetto. In battaglia. Perfetto. E quindi riviviamo questa scena in cui arrivo da lui a chiedergli asilo. Perfetto. Lui è un uomo buono ma debole. Immaginati un uomo a cui piacciono i vizi, con un gran pancione, a cui piace spesso bere. Però quando ti vede apre immediatamente le braccia. Che sciagura. Per me sei come un fratello. Amico mio. Più di amico. Grazie per la tua ospitalità. Potete restare qui, tu e il tuo popolo, per tutto il tempo che vi serve. E se io... Vorrei che fosse breve questo tempo. Se io posso aiutarti in qualche modo, posso aiutare te, il conte Agil, chiunque, fai pure... Per ora con un male così grande non si può abbassare la testa e caricarlo. Che rimarrebbe a proteggere il nostro popolo poi. Verrà il giorno in cui forse
ci sarà uno spiraglio dove colpire il duca. Ci sono persone che ti posso presentare qui nella mia città. Ci sono due rifugiati, anch'egli nemici di morte. La maga oscura di nome Eir è un parente di Morgoth di nome Alwyn. Posso portarti da loro se vuoi. Forse con loro potrò fare qualcosa, ma aspettami, avrò bisogno di te prima o poi. Assolutamente. Quindi è lui quello degli amici strani. Lui secondo me ha dato rifugio a tutti quelli che avevano bisogno e che scappavano da Morgoth, perché in fondo è una brava persona. Probabilmente lui quella sera ti attendeva loro due. Anche se credo che lui lo conoscessi in quanto nobile. Almeno di nome sai chi era. Lei è stata la prima volta che sì, lo vedevi. Certo. Sfrutto poi il... questa è una cosa un po' fuori. Sfrutto un po' il flashback. Mm-hmm. Che chiamo alla radio Larin, il mio omonimo. Sì. Per dirgli di preparare una nave e di venire su nel cielo. Perfetto, questo lo puoi fare tranquillamente. Perché la mia fra un po' non ci sarà più. E senti il conte Hagel di sottofondo: armatevi! E tu? Recuperi i punti. Allora, io volevo giocare un flashback sempre con mia sorella, ma un flashback di molto tempo fa. Avevo pensato che quando ho iniziato a manifestare poteri, mia sorella già studiava magia. Sì. A Tera, magari presso Baldur, perché all'inizio era una maga bianca e pensavo che fosse diventata una maga nera a causa mia. Ci sta. Ti guarda. Ci... In questo momento lei è quella grande, tu sei quella piccola, quasi uguali. Sì, pensavo che proprio lei aveva cominciato a studiare quando aveva sempre sì circa 7 anni, 8 anni, ma quando io ho iniziato a manifestare poteri, più o meno stesso periodo, abbia smesso praticamente di studiare da Baldur. Per... Non devi avere paura dei tuoi poteri, dai. Non sono diversi dai miei. Me l'hai spiegato che Baldur ti dice sempre... La magia è stata costumata? Sì, con quell'aria lì. Però io in realtà volevo intraprendere quello che fai tu. Sorride. Volevo essere come te. Io ti insegnerò un po' della mia magia. E tu mi insegnerai un po' della tua. Non è esattamente come avevo pensato. Però forse dovresti andare da Baldur, studiare la magia che ti può insegnare lui e basta. Mostrami ciò che fai. C'è un motivo, in fin dei conti, in tutte le leggende, no? C'è un fondo di verità in tutto. E c'è un motivo se... Credi ancora alla leggenda che una maga nera sarà colei porterà alla fine di questo mondo? Sono soltanto leggende che Baldur racconta per fare paura alle ragazze come noi. C'è riuscito. Ti abbraccio? Vecchio stupido. E allora non sarai tu questa maga nera, sarò io! Sì, certo, come no? Non ti crede nessuno. E allora? Forse è meglio pensare che sia tutta una sciocchezza. Le leggende non sono mai vere. Quindi quella dei quattro eroi è tutta una finzione? Magari l'hanno abbellita un po'. I cristalli? Magari l'hanno abbellita molto. In fondo, scusami, il concilio dei maghi bianchi che cosa fa tutti i giorni? Sono di tutto il giorno a grattarsi, a discutere di come dividere i campi di pecore dei Bloodsong, degli Harker e degli Shadowstrike. Non mi sembra una cosa da maghi della leggenda. Beh, ma Baldur ti direbbe che lo può fare perché i quattro eroi si sono sacrificati per noi, e per il mondo e per tutto il resto. Quelle leggende sono per essere raccontate, non esistono davvero. E ora mi farei vedere i tuoi poteri e vedremo se sono capace di farlo anch'io. Iniziamo. Perfetto. E prendete tutti i 7 punti. Qualche anno dopo... Qualche anno dopo... Tu
su quello che resta del mecha ormai bruciato, il cristallo tra le sue mani, ma il mecha è vuoto, Morcar non è più qua dentro. Immaginavo. E sei nella pancia dell'Alexandria. Penso a Eir, spero che mi trovino presto, perché mi sono buttato senza pensare alle conseguenze di quello che avrei fatto. E la prima cosa che mi viene naturale fare è cercare un posto dove nascondermi e aspettare o l'arrivo di Morcar, che sicuramente verrà a recuperare il cristallo, o l'arrivo di Eirin. Dov'è che ti stai nascondendo? È la voce di Morcar che proviene da dentro le pareti della nave. Sei all'interno di me stesso in questo momento. Fatti vedere, Morcar. Tu mi stai vedendo. E senti tutte le pareti che tremano, ed è come se Morcar, tramite il suo cristallo, quello nero, possedesse la nave come un gigantesco fantasma. E allora in quel momento prendo il pugnale e lo spasso per terra, per fare una riga per terra, e dico, lo senti questo allora? È patetico quello che stai cercando di fare. Bene, è solo l'inizio di quello che ti farò se farai del male a Eir e agli altri. Eir ha ucciso sua sorella. Lo so. Non sarà un unico... È un mostro. Ah. Io non ti ho mai fatto del male. Tu non mi hai mai fatto del male? Chi è che mi ha sbattuto fuori da Aonis? Chi è che ha cercato di accoltellare la spada? Chi è che ha cercato di distruggere la nostra isola con un cristallo posseduto dal demone del caos? Sto cercando di salvare quest'isola. Tu invece ti sei fatto annebbiare la mente da quegli stupidi dei maghi bianchi. Da quei folli degli amici che vagano con te. Tu sei l'unico folle che conosco. L'Arin ha cercato di assassinare di nuovo. Eir ha ucciso sua sorella. Sarei io il malvagio? Lascerei anche a loro due la parola adesso. Per lasciare questa domanda in sospeso. Io dico solo una cosa. Leroy! Immagino che sei tipo in ascesa e vi preparate a colpire. No, io uso la gravità. Boom! Mi entro dentro la schiena. Tu sai esattamente dov'è che si trova. Io continuo a seguire, sì. È esattamente a metà, dove c'è una specie di relay di trasporto, probabilmente. Lì è ben corazzato. Il problema è che bisogna prima superare i cannoni, perché poi li vedono. Ma se riuscite ad arrivare abbastanza vicini e tu gli apri un buco, lui potrebbe entrare. Quindi prima li superiamo sti cannoni? Direi! Audaci ci sta! Sì. Non ci sta qua! Manovra! Evasione per evitare i colpi, volo ingannevole per rendere più difficile la mira sulla nave. Atmosfere, che cos'è atmosfere che non lo capisco? Credo l'utilizzo del pallone aerostatico. Sgonfio il pallone aerostatico per sfruttare più la gravità e aumentare improvvisamente la velocità. Siamo in una battaglia. Sto leggermente speronando con la Beowulf. Vai! La CD 4. Quanti dadi sono? La CD non è. La posta è avvicinarti abbastanza senza essere colpito. Questa è la posta. Poi c'è la manovra di speronaggio? Sì. Io ho preso anche speronare ora. Allora no, l'avevo andato. L'avevo andato. Ok. Ho spendo 2 di pull. Ma secondo me non ce lo può fare. Non si sa mai. Aspetta. Prenditi un dado mio del pull, ti aiuto, ti dico esattamente. Ti guido, ti dico il luogo dove è meglio che ti muovi. Mi guidi. 6. Successi, 7 successi. Superate i cannoni, vi sparano. Di questi colpisce una delle funi con degli sharpnel a cui legavi il pallone. Ma la nave è intonsa malgrado tutto. E ora siete a circa 50 metri dal bersaglio. E gli apparatus si mettono sugli spalti con una specie di grandi moschetti e iniziano a sparare con della fucileria. Ma ci siete quasi sotto. Tanto che la paratia è molto grande. Potreste provare a indebolirla prima? Non è un problema, sparo la paratia per indebolirla. La però dietro c'è lui forse. E forse il cristallo. E allora facciamo un'altra cosa. Tu lo senti al centro della nave o sulla paratia? È proprio dietro la paratia. No, è dietro la paratia. Ah, dietro la paratia. Quindi dobbiamo farla saltare sta paratia in qualche modo. No, aspetta, allora se è dietro la paratia, io ho mirato alla paratia accanto. Ok, per sfondare le canti. Che se sfondo con la nave, altro che il proiettile è il problema. E quindi che fate? No, quindi ora possiamo sparare tranquilli, non c'è lì lui. E allora possiamo andare nella paratia, nell'altra, visto che lui ha mirato quindi all'altra. Quindi tu lo guidi per sparare a lui? Sì. Perfetto, allora accendi nuovo la tua. Pistolero, pistole, 2 pistole per... qui mi esibisco alla grande.
duellante? No. 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 Quindi forse mi conviene più pilota. Audace, manovra. In evasione sempre dei colpi da parte dei robot. Mi faccio navigare da te. Sì. Ho sempre sgonfiato il pallone per aumentare la velocità in battaglia. La manovra stavolta è di speronamento con la Beowulf. Vai. Difficoltà? 4 sempre. Ok. 4, 4, 50% si chiude la morte. Stavo sparando giusto per indebolire la pirateria e segreto del pistolero. Ritira tutto che è meglio. Si può aumentare il pull del secondo no. tiro? No, giusto. 1, 2, 3, 4. Era il pull questo? Mm-hmm. Oh, è già va, passato. Non lo vedevo là dietro. Grazie. Ma ancora 5. Wow, la nave esplode. Il pallone aerostatico salta, ma vi infilate dentro. E vi parcheggiate all'interno di un vano carico a circa 20 metri dove si trova, si spera, il vostro amico. Dove si trovava? Ho trovato il cristallo! E va... Oh cazzo! Mentre lui è... Mentre tu sei cappottato e stai cercando di capire da dove è il tuo culo, tipo... Beh, io corro. Tu corri fuori. È vivo! Cioè, sì, è vivo, fare. Sì, sì, perché senti dietro... Che figata! Allora è vivo, tu vado! Tu corri fuori e ti trovi di fronte una Eona, due Eona, tre Eona, quattro Eona. Quattro Eona metalliche. Che cosa disgustosa. Apparatus classe Eona, fatti apposta. Bene. Con scheggio di magia nero dentro. Lo trovo tremendo e mi preparo a distruggerli tutti. Sono un muro contro le loro mani si muovono contemporaneamente cercando di fare una specie di pentacolo per bloccare il tuo potere. Cerco di agire prima e... dico praticamente. Allora, mi traccio velocemente una runa sulla fronte, muovo le mani in modo da bloccarli tutti e quattro. Vai, affrontare i soldati di classe speciale è 4, come CD. Uno di bossi, uno di conoscenza occulta, uno di misteri, uno di sacre rune. E poi... tre dadi del mio pool. Vai. 1, 2, 3, 4. Li paralizzi tutti e quattro. E tu che hai appena ritrovato te stesso vedi lei che li blocca tutti e corre dall'altra parte. Ma da un'altra dall'altra parte rispetto a voi si aprono le porte e non iniziano a uscire 5, 6, 7, un'orda di apparatus. Dalla parte opposta dove dobbiamo andare noi? Sì, che vi sta... Nessun problema, sovraccarico il reattore! Bomba? Sì! Vai! È una CD3 questo. Direi che è sempre di pilota. Audace. Atmosfere, aumento la pressione sì. della nave per la battaglia. Faccio un'antiriparazione. Sì. Per sulla Beowulf. Sì. CD3. Nel contempo io attiverei anche i cannoni, ma non posso perché sono due manovre. Quindi sì, dai. Due di pull. Non lo vuole fallire questo. Ma che dici? Dai, vai. 1, 2, 3, 3. QB. Vi allontanate, vi affiancate uno all'altro, superate la porta e poi c'è uno scoppio mostruoso. La Beowulf abbandona per sempre questo mondo per entrare nel cuore del dio Rudra e fate no! un danno incredibile spaccando praticamente a metà la fototissima Alexandria, che quindi inizia a perdere quota e iniziano ad esserci un sacco di esplosioni secondarie in altri compartimenti perché siete vicino alla zona motore. Questa zona, quella in cui siete voi, spettate chiusa la porta, invece è più protetta anche da scudi magici perché il posto in cui venivano messe cose magiche, ma venite sbalzati tutti a terra, lui compreso, siete tutti e tre insieme, ma non c'è più il cristallo. Fuck. Lo ha richiamato a sé probabilmente, nella sala di comando. Spero che questo tu l'abbia sentito perché adesso stiamo venendo per te.
Sentite. E vado. Seguitemi. Andiamo. Lo seguo. Ragazzi, l'Alexandria si sta inclinando. Tra minuti, ore, si affonderà negli abissi. Intorno a voi sentite che la flotta, e vedete che ci sono spari, perché la flotta degli amici Shadowstrike e del Conte Agil, insieme ad altre le flotte di terra, si sta preparando alla battaglia, ma la seconda flotta di Morgoth, quella vera, la sta intercettando. Nel frattempo, l'Alexandria che si sta inabissando continua a combattere, perché gli apparatus non hanno paura, non temono nulla, e quindi sparano e se ne fregano in una situazione quasi folle, quasi infernale. Dovete recuperare il cristallo prima che si schianti negli abissi, portando via tutti all'inferno. Tanto nemmeno io ho paura di niente, soprattutto non ho paura di mio fratello, quindi... E nel momento in cui aprite, anche qui, di fronte a voi, Madonna quanti sono! Se si fossero uniti a quell'altra orda sareste stati spacciati. Tutti con una voce all'unisono, la voce di Morgar. Non potrete vincere, non importa quanti ne tiriate fuori. Siamo un tutt'uno. È una nave cargo, giusto? Cosa? È una nave che siamo in un hangar di cargo, di sì. Cargo, giusto? E siamo su un piano inclinato. Sì. C'è il pulsante per aprire il vano di carico. Sì, cioè, uno potrebbe aprirlo e gli altri potrebbero scricciarli in mezzo e fargli che fanno le cose più possibile. Facendo brutto Morgar dicendogli dopo che hai aperto il portellone, non importa quanti ce ne manderai contro, noi non cadremo mai. Anche perché voi non siete di metallo. Che fate? Io faccio quello che ho detto, faccio una manovra audace per vedere di trovare il congegno d'apertura. Mm-hmm. E aprire d'improvviso l'hangar per lo scambio. È una CD4, ma potrebbe liberarvi dell'orda. Come volete aiutare voi? Ovviamente lanciando degli incantesimi per spingere. Sì, giusto. Tipo vento. Aero, sì. Perfetto, vado lì il dado. E io invece mi butto in mezzo a loro. Mm-hmm. Nella maniera in cui ho fatto fino in questo momento, che non ha mai portato a niente di buono. È sempre la manovra bomba. Io ho la manovra spericolato e la uso anche stavolta, ma stavolta mi preparo perché so cosa vuoi fare. Tengo uno dei pugnali a portata di mano per infilarlo nella baratia quando la aprirai, così. Vai. Io faccio tutti i calcoli del caso. No, questo forse no, meglio di no. Facciamo così, chiave di ciò che poteva essere. Sì. Per utilizzare il piano migliore. Vai. CD, mi hai detto? Qua. 1, 2, 3. Poi gli altri non so cosa sono. Ma quello è 6. Ma 4 ci sono già arrivato. Allora, loro continuano a correre verso di voi, ma la massa che ti arriva contro, cercando di strapparti e gettarti giù, viene buttato fuori da un violentissimo colpo di Eir, che si attacca con una mano e ne fa cadere decine con un effetto strike incredibile. Mm-hmm. Un'altra orda è andata. Via! Io sono attaccato a una paratia così, ma va bene. E risalite così. Ti do una mano a risalire. E risalite così, combattendo, orda dopo orda, non è l'unica che riuscite a eliminare. Chi con la magia, chi utilizzando trucchi di legale, chi combattendo utilizzando le mosse più sporche, e riuscite ad arrivare fino alla sala di comando. La nave ormai è profondamente inclinata, si trova a qualche centinaia di metri da terra, e vi dico una cosa... da terra, non da terra. E vi dico una cosa bella, è fuori terra, quindi non cadrà in mare, non cadrà dentro un'isola, fortunatamente. L'ho speronata giusta! E certo, quando fate saltare la porta con il catesimo di fuoco, vi trovate di fronte un gracile Morgar che si vede che sta utilizzando il suo potere, tutto quello che ha per tenere la nave a galla. Ci sono due cristalli alle sue spalle, in due teche, quello nero che è consumato, quello bianco che sta iniziando ora a consumarsi, e lui appoggiando il suo bastone, tutto quello che vi ho lanciato contro, tutto l'avete distrutto. Tutto ciò che avevo. Ebbene, siete qui? Volete fermare davvero il Dio Rudra? Volete davvero che il mondo smetta di rinnovarsi e che continui lentamente a sgretolarsi senza tornare indietro? È meglio essere vivi e prigionieri o morti e liberi? Non è con me. Dovete parlare? Io non ne ho più la forza. Io ho cercato di trattenerlo, ho cercato di fargli capire che
che noi volevamo aiutarlo a creare il mondo migliore, perfetto ed eterno. Ma ora lui è arrabbiato, una rabbia che non ha niente di umano. Una rabbia pura, violenta. Lui sta arrivando. E in quel momento cade in ginocchio, il suo cristallo esplode in mille pezzi, lasciando la terra in preda alle convulsioni, e di fronte a voi una creatura fatta di fuoco, cattiveria e ignoranza. Il gigantesco Rudra, dio del caos, una specie di ifrit di fiamme che occupa tutta quanta la stanza e vi guarda con un grande ruggito. È una creatura così primeva, così primordiale, che non ha un discorso da farvi. Lei vi odia perché state impedendo che il mondo si rinnovi come dice lei. Di nuovo, un gruppo di eroi contro di lei. Forse non siamo i quattro eroi delle leggende, ma possiamo essere i tre eroi delle leggende. E mi butto avanti senza pensare a quello che sto facendo. Pensavo esattamente la stessa cosa. Anch'io ho pensato, ma noi non siamo quattro. Ma che quarto? Dai, dai, romanticamente si potrebbe pensare che il quarto doveva essere Morgan. Vedi, oppure vedi me col guanto che facevo. E vedi il conte. Ecco il quarto. E vedi il conte Agil, eccomi. Oh, Sancho! Ah no, aspetta! Bene, ragazzi. Il cristallo cosa fa? L'altro. L'altro cristallo potreste utilizzare... È ancora lì? Sai cosa penso? Mm? Allora, c'è il cristallo, che quello bianco, sì. E c'è il cristallo nero. Sì. Qui, il cristallo nero, da quello che ho capito... È quello che è uscito Rudra. Sì. Ma era prima un altro cristallo bianco. Sì, è stato corrotto quando è stato utilizzato da Rudra per uccidere Rudra dai quattro eroi. E se facessi collimare i due cristalli? Probabilmente le energie risuonerebbero, creando un onda d'urto che poteva distruggere Rudra. Forse anche con voi, ma insomma, questa è per salvare il mondo. Siccome... Allora... dipende da come usi la magia. Mm-hmm. La luce bianca è quella della creazione, dovrebbe scacciare l'oscurità. È super efficace, no? È super efficace! Il problema è riuscire ad arrivarci. Servono più prove per arrivarci, vuol dire che le dovete fare voi per permettervi di arrivare là. Assolutamente sì, ma infatti io mi sono già lanciato. Quindi vi dico, fiamme che vorticano ovunque, impedendovi di avanzare. Come volete fare avanzare a io? Per fortuna... Io non faccio uso di fiamme, mm-hmm. ma faccio uso del freddo. Perciò mi faccio scudo con quel poco di magia che mi hanno insegnato alla Gilda degli Assassini, sì. che serviva a creare quella nebbiolina gelida. Sì. Mi faccio scudo con questo freddo e mi lancio il più velocemente possibile verso Rudra per distrarlo e per cercare di... occuparlo il più a lungo possibile in modo da dare tempo a loro due di avvicinarsi al cristallo. CD4. Allora, chiave del sangue, ho un temperamento passionale, non mi tiro mai indietro quando si tratta di combattere. Il dado base di tutto quanto e il dado dell'assassino e il dado del freddo, questi sicuri. Poi mi muovo velocemente e la magia me l'ha insegnata la Gilda degli Assassini. In più sto facendo qualcosa per amore. Mm-hmm. Quindi anche la chiave dell'amore. E poi ci metto un 3 dalla mia riserva. Vai. Io comincio a spararti in copertura per darti un bonus. Uno, sì, due, tre, sì. 4, 5, 6 e 7. Gli hai aperto la via. E ora lei è riuscita ad arrivare a metà strada. Quando le fiamme le si chiudono intorno come per divorarla, fai qualcosa per aiutarla? Chi sta manovrando le fiamme è sicuramente... Rudra al centro che le muove come se fosse un direttore d'orchestra. Direi... No, sono sulla nave, la nave è ancora manovrabile da quello che so. L'Alexandra? No. Sì. Sì. Ok, pilota l'Alexandra! Verso dove? Pilota l'Alexandra, a Eire gli faccio cenno di arreggersi. Mm-hmm. Tiro un'imbardata tutta a destra sulla nave. Per praticamente far cadere. Esatto, in modo tale che la forza spinga via le fiamme, vai. Hai fatto. No, perché le fiamme lui. Sì, quindi sì. Quindi lo sbatto. Anche perché i cristalli sono legati al. Esatto, se sono ancorati nella teca non c'è nessun problema. Quindi pilota, audace, è una manovra di evasione. I cristalli sapranno pensare per se stessi, sì. Insomma.
È un volo ingannevole. E se si spaccano. Le pericolosissime ceramiche Ming. Ma come li fanno questi cristalli al giorno d'oggi? È un volo ingannevole. Uso la chiave dell'eroe perché lui non è ancorato, non faccio in tempo a dirglielo, quindi glielo faccio perché è da fa. Sì. Ti sembra una merda, ti metto. Io, vabbè. Penso a un piano della serie, faccio subito una manovra a destra, poi no, perché si potrebbe abituare, quindi vado sulla destra e poi spero subito sulla sinistra per disabilitare, per difficoltare il suo equilibrio. E battaglia. È sempre 4, quindi vai. No, 3. Ah, bene. Ti fai prendere i danni o te li prendi tu? Mi prendo i danni. Perfetto, ti dico che sei intrappolato tra le fiamme. Ti piace troppo. Tutto brucia attorno a te, sei legato alla cloche e ti rendi conto che ormai sei separato da loro. Devi pregare che Air ci riesca, perché Air sei sotto. Davvero? Sì, e grazie. Mentre colpirlo richiede un tiro CD5, utilizzare i cristalli contro lui e un tiro CD4. Pensi di potercela fare? Tutto il mondo dipende da te. Va bene, va bene, va bene. Sto per fare qualcosa che nessuna strega ha mai fatto. Uh-huh. Quindi intanto attivo la chiave del destino. Sì. E strega. Uno di base. Uno di base. Lanciare incantesimi perché sto creando la più grande magia di luce che si sia mai vista. Sì. Elementalista. Tenere duro. Sangue antico. E rompo la chiave del cuore in pezzi. Come funziona? Perché alla fine mi sono innamorata di nuovo. Quindi prendi esperienza. Prendo esperienza, aggiungo un dado alla mia riserva. Che tiri, immagino. Che tiro insieme al mio altro dado della riserva. Vai. Aspetta, io ti do un bonus con comando. Fallo! Perché non è proprio un comando, è un incitamento. Ehi, andiamo tutti da te, forza! Momento! Batti questo brano! Cave, ave! Vai, vai, vai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Fai collidere i cristalli e genera un'onda d'urto stratosferica. Rudra ne viene catturato di nuovo e i suoi poteri, le sue fiamme, gli si ritorcono contro e lo spingono dentro, divorandolo come se fosse praticamente attirato inesorabilmente verso l'inferno che ha creato. E da lì senti provinte urla. Urla di migliaia di persone e capisce che il suo mondo sta collassando. Era il suo mondo l'illusione, non questo. Aveva ingannato tutti. Aveva ingannato Morcar e Reona. E con un urlo ritorna all'interno del castello. Poi cade un silenzio incredibile. Le fiamme si spengono e la nave sta continuando a precipitare. Giù in furia una battaglia perché i suoi apparatus continuano a combattere. Ma la nave del Conte Agil, una nave più pesante, più lenta della Beowulf, è riuscita ad affiancarsi disperatamente cercando di permettervi di saltare. L'ultimo grande salto, signore, guardate la scena finale di Final Fantasy VI, quando si aiutano tutti quanti l'uno con l'altro. Se non fosse che appena di saltare, Morcar si sta muovendo. E tu ce l'hai vicino. Andate avanti. Ma no! Assolutamente no! Io qui ho da fare, e vedi che sto manovrando la nave. Per tenerla su. Perché io voglio andare a speronare tutta la nave della flotta avversaria. Ci può stare, però così non sai se Agil riuscirà a mantenersi accanto a te. Ma io ho fatto blocco poi il timone per saltare. E nel mentre sovraccarico il reattore anche di questa nave. Così faccio. È un po' la tua mossa definitiva. Leroy! E tu cosa fai? Io vado da Morcar e gli dico, Morcar, Rudra è finito. Il suo mondo è finito, la tua illusione è finita. Spegni gli apparatus. Subito. Cominci. Inizio a... È un tra. Inizio a ricordargli mentre gli dico queste cose di quando da piccoli eravamo a lezione con il nostro tutore
e ci raccontava di storie del passato, oltre alle storie degli eroi, ci ha raccontato un sacco di fiabe, di quelle che ti devono insegnare una morale alla fine. E tutte queste storie che ci raccontava questo nostro tutore giravano intorno al fatto che non importa se hai agito bene o male, l'importante è che tu ti faccia carico delle tue responsabilità anche quando è il momento peggiore. E quindi... quindi assassino, guarda... No. Pericolato! No. Ci metto dentro Acuto. Sì. Perché ci metto dentro la conoscenza di Onis. Sì. E di queste storie che ci venivano raccontate. Ci metto dentro il fatto che siamo tutti in estremo pericolo e che se non sistemo questa cosa adesso gli apparatus continueranno ad agire e sarà una strage fuori. Sì. E sono pronto a fare l'estremo gesto nel caso mio fratello decida di non fare quello che deve fare. In più mi invento anche alcune delle storie che gli sto cercando di raccontare sperando che lui non se le ricordi, perché sono anche un mentitore. E hai anche un dado base, eh? E ho anche un dado mezzo. E poi ho ancora tre del pool. Io in questo momento li uso. Ti do un dado perché io intervengo con politica e ogni tanto ti aiuto con qualche parola a sistemare il discorso, perché ci sono abituato a far girare la frittata a mio volere. No, era il 1342 in realtà. In più sto parlando con Morgar. E l'antico base dove ho portato un salvo. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sei. Scoppia a piangere, tenendoti con le sue braccia magrissime consumate dal cristallo. Sfiora il suo cuore, dove aveva un'altra scheggia di cristallo, e la strappa via. E tutti gli apparatus si fermano. Ora non è più bisogno della manovra definitiva. No! E tutti gli apparatus si fermano mentre lui piange tra le tue braccia come un bambino, come quando eravate piccoli. Il conte Aghi gli affianca e vi preparate a saltare. Eonar se n'è andato. Rudra è stato sconfitto. Morkar, ridotto al fantasma di se stesso, probabilmente non farà più male a nessuno. Me ne occuperò io, se caso. Ma c'è ancora molto da fare. C'è un intero mondo che è stato distrutto dalle azioni di queste persone. Però voi avete impedito la fine del mondo. Avete salvato di nuovo le Isole Spezzate. Cioè, quelle cosine di tutti i giorni. Lo aggiungiamo al curriculum. Lo aggiungiamo al curriculum, poi ti diranno che sei troppo qualificata per questo tipo di lavoro quando poi ti presenterai per fare la social media manager. Ah, per il lavoro di Maga Nera. Questa la Maga Nera manager. È anche vero però che in Final Fantasy XV vai a pescare per la gente e sei il re del... Vabbè, quindi... L'orafo giornalista ti manda, cioè, a pescare. Cioè, renditi conto. Avete la certezza di aver fatto qualcosa che nessuno ha fatto, di aver persino redento un'anima, persino redento l'anima di Morkar. E direi che così, con questo ultimo salto nel vuoto, e con Hager che vi recupera, vi tira su e ti abbraccia dicendo «Vostra grazia, lei è ancora vivo!» e capisci che tu per lui sei come il figlio che è perso, possiamo staccare, direi, signore. Prima faccio una cosa, spezzo la chiave del motore e me la porto dietro come trofeo! Ce l'hai, ce l'hai! Beh, abbiamo salvato il mondo, non è roba da poco che sì, si fa sì, tutti infatti. I giorni. È convinto il concilio. Non so, ecco. Che non ha fatto pure un cazzo. Oddio, no, ha portato le navi. Cioè, a dire, la prima volta che si convince il concilio, è anche la prima volta che non utilizziamo... Allora, non mi era mai successo che qualcuno avesse solo l'idea, ora provo a convincere il concilio. Perché non avete mai giocato con me? Ed è la prima volta anche... Di solito fanno le cerc da soli. Cioè, sì. Di solito partono e vanno a cercare i cristalli da soli. Ed è anche la prima volta che Eona non fa la stronza dentro il concilio, perché spesso si mascherava là dentro. Sì, la prima volta mi sembra che ve l'avevo fatta trovare, che aveva preso le sembianze della maga bianca. Sì, ma anche in più di una partita è stato così comunque... Anche in partite giocate da altri ci hanno raccontato che Eona era sempre in mezzo ai maghi bianchi e faceva finta di essere bianca. Comunque bello. Molto bello. E Tales of the Broken Islands, oltretutto ci potete giocare anche adesso se andate a scaricarlo, perché tanto è gratis. Quindi ringraziamo Chiara e Giuseppe che hanno scritto questo hack di Lady Blackbird e lo potete trovare nei commenti a questa puntata.
andate a seguire Morgan Gabe, che è il loro canale Facebook e Facebook, YouTube. Instagram, YouTube. Su Facebook e su YouTube facciamo contenuti diversi, ovviamente approfondimenti su YouTube, mentre su Facebook le cose di tutti i giorni. Ringraziamo anche Storie di Ruolo, comunque, che ci ha aiutato a impaginare, quindi se possiamo goderci queste belle grafiche. Io riconosco questi omini pixelati perché quelli che vedete nel video sotto sono stati fatti con lo stesso software. I nostri bellissimi sprites. E... vi è piaciuto? Assolutamente sì. Poi, beh, un personaggio come Alwin Harper è veramente sentito. Abbiamo pensato di fare personaggi più iconici per intenderci per questo genere, soprattutto facendo in modo che non importa chi hai, mentre tipo quella di Blackbeard, gli altri c'erano. Tipo, se tu giocate in tre, gli altri due personaggi erano comunque presenti come PNG. Qui invece hai soltanto gli eroi che scegli e sono quelli che fanno la leggenda. Questo secondo me è uno dei parti più belli, cioè con loro tre. Sì. La quarta perfetta sarebbe stata Elfist. Però secondo me anche Edric. Anche Edric, che è l'eroe senza nome. Edric, che poi è l'eroe iconico di Final Fantasy. Quindi, la cosa bella è che ogni volta che lo rigiochi, cambiando parti o anche cambiando gruppo, ti cambia molto la storia. Questa è una cosa che a noi piace tanto di questi giochi. Perfetto. E grazie di aver seguito questa puntata di Fumble. Grazie. Noi evidentemente non siamo in diretta perché questo non è il play di Modena. No. E non sono le 9 di sera, quindi evidentemente non siamo in diretta. Però voi potete venire a trovarci allo stand Money Comics come Alleanza Games. Abbiamo i tavoli demo di i 5 giochi che abbiamo portato al play. 2 sono già in vendita con le 2 avventure. E sono due giochi uscite. Bellissimi. Gattai! Kratos. E poi ci sono Pugno a Razzo, che è il gioco di carte dei robottoni giapponesi. Bellissimo. Di Gonagai. C'è Not the End, che è il gioco di ruolo di Claudio Pustorino, in cui ognuno interpreta un aspetto della speranza. E un altro gioco da tavolo per bambini, che si chiama Shining Knights, che è un dungeon crawler. Quindi venite, anche se non avete prenotato, venite lo stesso e un tavolo da qualche parte lo troviamo. Venite a comprare i manuali e basta. Ci vediamo a Modena. Ci vediamo a Modena, ma noi siamo già a Modena. Se ci state ascoltando dopo Modena, ci vediamo a Lucca. No, in realtà ci potremo vedere prima, perché al Free RPG Day potrete venire a giocare comunque a tutti questi giochi e ci saranno anche. Quindi ancora gli universi paralleli che si scontrano. Certo. Signori, immortalati per sempre. Allora vi salutiamo. Ciao da Gab. Ciao da Morgan. E alla prossima puntata. Ciao! Ciao!